ok, ha detto che siamo live. Ha detto che siamo live. Allora, io quando ho voglia mi metto così in first person camera e saluto tutti i ragazzi che ci stanno seguendo. Quindi è crispy 4K with triple audio. Quindi io non so se siamo live, facciamo e lui aveva Twitch aperto. No, io... ma non quello, dico basta che siamo in chat. Yak, ci siamo? Ce l'hai un segno? Ci siamo. Okay. Ci siamo, eccoci qua. Allora, se è stata benissimo, ci dobbiamo fare la qui oggi nello stand di NLX Way, siamo a Roma, è oltre la Formula E, siamo a questo momento proprio nell'ufficetto di NLX Way, stand gigantesco all'interno del villaggio che praticamente è agganciato in villaggio agganciato in parallelo proprio dove sta tenendo la Formula E. Oggi le gare inizieranno alle 15 in punto, adesso c'è di cognizione di warm up, di warm up per riscaldarsi. Ci saranno le gare anche domani chiaramente qui per la Formula E. Siamo all'interno dello stand di NLX Way. Molto figa, quindi come la prossima? Senti una fava, dice. Okay, perfetto, io faccio il microfono di Alessio, così. Questo mi piace anche molto. Allora, come funziona? Funziona in questo modo qui, fondamentalmente. Hanno fatto questo, ci siamo adesso? Vediamo. All'interno dello stand, la cosa... Perfetto adesso. Perfetto. La cosa figa dello stand qual è? Che per come lo hanno strutturato, cioè questo stand è nell'X-Way, che è all'interno del villaggio... intorno a cui si stanno svolgendo fondamentalmente tutte le gare, queste gare di Formula E. E la cosa figa, diciamo, del villaggio, adesso poi ti dovrei avvicinare a me per parlarne, la cosa figa del villaggio è che all'interno dello stand NLX Way hanno piazzato sia un simulatore, due simulatori praticamente super fighi, tra l'altro su cui poi ci faremo un grande giro. È una mod di assetto corsa. Anche se ufficialmente esiste il DLC della Formula E per R-Factor. Ah sì? Sì. Cioè quindi con le competizioni. Sì, sì, sì. Però questa qua è una mod con tutto il circuito dell'Euro, tra l'altro. Ah, figo questa cosa qui. E quindi diciamo, ci sono i due simulatori, quello che stavamo dicendo, molto fighi, perché tra l'altro sono simulatori, tra l'altro, idraulici, quindi si muovono completamente. Hanno la carlinga di macchine da Formula 1, poi Alessia li farà vedere... Hanno la carlinga delle macchine di Formula 1, sono idraulici, quindi si muovono su pistoni, hanno volante vero, chiaramente la Formula 1, e un setup triplo schermo che va a appoggiare su un PC, per scontato, chiaramente. Certo, perché anche la persona dentro è vera. È vera la persona dentro, esatto. Tra l'altro è bellissimo perché si vede il calzettone del tipo che sta giocando. Purtroppo Alessia... Ah, il calzettone. Puoi inquadrare il calzettone del tipo che sta giocando? Il calzettone. Perché tu dici calzettone. Tutti esatto. Abbiamo temuto che tu parlassi di calzettone. E no, e stavo dicendo una cosa figa, che praticamente c'è tutta la pedaliera, non so se c'è anche la frizione, ma la cosa che faremo noi sarà che dopo ci faremo un grande giro, una grande competizione per vedere chi fa il tempo migliore, giusto? Certo, dobbiamo cercare di fare il tempo migliore, ma anche cercando di darci fastidio a vicenda. Beh, certo, ovviamente. Bloccando i pistoni, tirando il calzettone e così via. Lanciando i moscerini in faccia. Senti, a questo punto che vogliamo fare? Ci smicrofoniamo a questo punto noi, perché io andrò avanti con il tuo microfono. Allora facciamo così, ti faccio un po' parlare a te mentre noi ci facciamo un altro setup. Raccontaci qualcosa adesso. Cioè, cosa posso raccontare? Prima che partiamo, così noi ci sistemiamo io e Francesco. Ci smicrofoniamo. Allora no, raccontiamo che cosa stiamo facendo. Stiamo facendo una live strepitosa, sì, tecnologicamente. Non si era mai visto qualcosa del genere, penso nemmeno a mai dire banzai. Abbiamo due camere mobili. Con cellulare, quindi perdonateci la qualità video se dovesse la crollare. La bella che aveva ordinato. Ci saranno tutte le malattie del mondo qui, non... Dammi il tuo microfono. Raccontami Pierpaolo, nel senso dimmi secondo te quale sarà il programma. Andremo un giro per quest'area che si chiama Il villaggio della Formula E. Ci sono un sacco di attività da poter svolgere e devo dire che è veramente ben realizzato, non vedo l'ora di farvelo vedere, perché si vede che hanno investito l'inferno. La gara, che voi sappiate a che ora doveva essere? La gara inizia alle 15 oggi, domani stessa ora,
E niente, quindi sì, vi accompagneremo fino all'inizio della gara, che penso che sia trasmessa su Sky. Ma noi piloti? No, noi li accompagneremo loro nella preparazione. Sì, nella preparazione. Sì, fino all'inizio della gara. Fino all'inizio della gara staremo qui a girare, a controllare che tutto sia a posto, che le macchine siano cariche. Abbiamo dei pass paddock, possiamo andare a rompere le palle. Andiamo in tribuna. Andiamo in tribuna e proveremo a rubare le immagini di Sky aspettando una denuncia diretta. Tra l'altro, lo trasmetteremo in diretta su Twitch dalle riprese in tribuna, attendendo chiaramente una sì, esatto, delle cause da Sky. Lo strike di Sky, vi trasmetteremo tutto il... Anzi, io sono anche d'accordo per poter salire sul cofano di una macchina e passare ogni tanto... Ah, bello, legato come un peluche. Legato come un peluche davanti. Esatto. Bellissimo, vabbè, bello. Ma tu il mondo dell'automobilismo lo conosci, perché tu sei nato proprio nella terra dei motori. Nella terra dei motori, no? Io ho la 500 Abarth che si ferma ogni 10.000 km. Ma quei 10.000 km sono high performance. High performance. È per quello, perché le macchine, cioè quando tu bruci la candela dalle due parti, dura la metà del tempo. Certo, quella è la candela romana, fa il doppio della luce, esatto, ma dura la metà del tempo. La metà. Ma tu, macchina elettrica, non vorrei prenderla? Ci sto pensando, ma abitando alle province dell'impero, è molto difficile trovare... Non arriva... Possiamo chiederlo direttamente, esatto, allo sponsor. Io non vedevo l'ora che l'X-Way mi invitasse e pare che mi regalino un'automobile. No, mi tra l'altro, a parte scherzi, perché questo è interessante, è comodo per tutti. Ci sono presenti tutte e tre i tipi di centraline con i quali si può ricaricare. Quella là me l'hanno messa da poco vicino casa. Quella super erogazione... Quella normale. Quella che è meglio che te la mangi a un panino. Quanto costa a kilowattora? Dipende. Poi c'è quella grande, veloce, che è quella che ti basta che ti fa il caffè. Esatto. E poi c'è quella... Caffè, cioè 15 minuti con una ricarica... No, 100%. Ma dopo 100%. Faremo delle grandissime interviste, sì, per chiarire anche a noi stessi, come potete capire. Perché io ho fatto da poco il mio primo viaggio con la macchina elettrica, con Greg. Con Greg, perché lui ha comprato la macchina elettrica. Ha rubato la macchina elettrica e ci siamo arrivati a Lucca. Non è stato male. Perché, cioè, che cosa percepisci di diverso? Nulla. No, percepisci delle cose diverse. Intanto ci siamo fermati due volte. Ed è bello, perché lei ti dice dove sta la centralina. Tu vai lì e... Quindi lei giustamente ti programma l'itinerario, esatto, in modo che tu ti possa fermare, e ti dice queste sono le soste e la necessità di... Esatto, ma il bello è che non sai mai dove lo metteranno quel pilone per ricaricare. Ti ritrovi in posti bellissimi. Cioè, svicoli dall'autostrada, ti ritrovi... Mi ha portato in un posto... Con le pecore, no, e la centralina, no, di Erelix Way che spuntava È sempre molto civilizzata la parte con la centralina. Ok, non è mai... Non c'è mai una fattoria, esatto, con la centralina. Esatto. Okay. È un minus questo. Spero che questa contaminazione, no, poi avvenga. Chi ama l'elettrico, diciamo, vuole la... No, invece voglio l'elettrico dove c'è natura. Perché, no, cioè, la sintesi di è preservare impatto zero e mobilità è l'elettrico. Però puoi preservare... Zero, insomma, per dire, perché l'energia comunque va prodotta in qualche modo. Però puoi preservare la natura odiandola comunque. Assolutamente, io vivo nella natura, ma... Però dovrebbe... Ah no, in questo momento si è bloccato, però andava bene fino adesso. Andava bene, proprio adesso. Metti il video. È bloccato. E metti il video. Siamo sempre noi. Quindi sta andando. No, non si sta è bloccato. Andando. Si è bloccato. Adesso sta andando bene. Allora. Adesso è riandato. C'è stato un momento, un singulto. Siamo tornati. Tribuna 1, A 1 vuol dire che è il top delle tribune possibili immaginabili. Perché... No, perché non c'è una lettera prima di A. Esatto, cioè noi siamo... È un numero prima di 1? Siamo in cima alla piramide, poi c'è la plebe, gli animali da cortile. Comunque è bello, perché io abitavo qui all'Euro, è come stare a casa, come correre... Stando a casa. Come fare una gara di Formula E in salotto. Esatto, provo quello che provano quelli di Monte Carlo. Vedi che dicono? Triplo Audi adesso, modalità Eco, però questo è... Ragazzi, Jacopo, abbiamo affidato la regia a Jacopo. Quello è... No, purtroppo funziona così, ragazzi. Pianesani preserva la natura buttando le cicche di sigaretta. No, cosa che non faccio. Però devo dire, guarda, devo ammettere una colpa, lo ammetto qua in live.
in autostrada mi capita di buttare la sigaretta fuori dal microfono. Se mi devo fermare, mi sento con questo microfono. Sto parlando con questo microfono. Da dove? Sì, devo dire che questa è un'abitudine che assolutamente devo perdere. Cioè, è meglio che tu lo faccia in città che in autostrada. In città sì, perché poi raccolgono. Ma poi perché non ci sono le sterpaglie, no? Invece in autostrada, sul bordo, c'è quel fieno che si viene a... Però non ti piacerebbe andare una bella in A1, l'autostrada del sole? Con le fiamme. Esatto. È tutto che brucia attorno. Bello. Esatto. Sembra che canzone metteresti su? Beh, non lo so. Un classico Camombe di Line by Fire. Ma no, troppo banale. Sì, qualche cosa. Blue Oyster Cult. Vi prego, ragazzi. Can you feel the Reaper? Com'era? Non so. Highway to Hell. Highway to Hell non è male, non è male. And the girl, Highway to Hell. Dice che ogni tanto, ragazzi, se c'è un piccolo crollo non è quello. Dipende dalle condizioni. Io devo dire che sono molto riconoscente. Perché abbiamo questa bottiglia in mezzo? Sono molto riconoscente a Win3 che sta in questo momento perdendo la mia connessione. Devo io dire, Enel. Però in particolare, sai che ho avuto un problema con la con Tim. Mi hanno attivato un servizio, mi era raddoppiata una bolletta che da 35 è passata a 70. Ma pure euro. A me è successo. Aspetta, è successo. L'ho contestata. Dopodiché ho continuato a pagare le altre bollette che arrivavano normalmente. Nell'app mi diceva in contestazione attendi risposta. Ti hanno bloccato il 30 marzo dopo una richiesta di recupero crediti telefonico che ho non mi hanno dato l'esito della pratica. Il 30 la notte, mezzanotte mi hanno bloccato la connessione. Ma tu pensi che sia interessante? Sì, molto, perché mi sono svegliato. Perché potete, può succedere anche esatto, a voi. Esatto, qui mi manda Rai 3 proprio. Sì. Mi sono svegliato la mattina dopo, ho attivato online Win3, la fibra. Com'è così la situazione? Jacopo, com'è così la situazione? Però adesso hai gli avvocati. Ok, ce l'abbiamo fatta. No, è stata dura, ma ce l'abbiamo per fatta. 35 euro mi portano in tribunale. Ricordati che io facevo anche la sposta a pagare per la libertà. Io infatti ragione. Sto facendo una battaglia di principio, perché 70 euro per me sono i vostri 100.000. Col contrario sono... Sì, esatto, ma anche i 200.000. Esatto, ma il... la questione è che ne faccio una battaglia di libertà, libererò questa cosa qua, ma facevo recupero crediti telefonico io quando ero giovane. E mi ricordo che Telecom Italia... Lo strozzino. Sì, lo spiccacallari si chiama in... Telecom Italia Mobile, Team vendette a Banca Burrich 1 miliardo di lire all'epoca di crediti al 2%. E la Banca Burrich... Non so se hai capito il discorso. Guarda, sono tutti molto tesi, vogliono sapere cosa... Per Telecom il miliardo di debiti gli era sufficiente incassare il 2% ed era contenta. Però... Li ha venduti al 2%. Poi Banca Burrich la subappalta alle società di recupero crediti. Quindi mi stai dicendo che l'ex presidente di Team, chi era? Bernabé, è un coglione. Non si può dire, non si può dire. Ci siamo? Siamo pronti con setup. Ok. L'hai detto. Okay. Non io ho soltanto ripetuto. L'hai detto. Vogliamo muovere? Basta, ci muoviamo. Andiamo, partiamo. Okay. Allora, ce la dovremmo aver fatta. Se Jacopo mi dà un segno, un gesto che mi fa capire che si senta, perfetto. Allora, eravamo ritornati a noi. Allora, siamo qui in questo momento su questa parte di ufficetto qui, come potete vedere, sopra lo stand. Adesso vi facciamo fare un giro, perché questo è tutto... Ah, metto la facecam io, ok. Io mi metto la facecam. Allora, siamo qui, come vedete, è E-Village, si chiama, che è questo villaggio enorme, appunto, che circonda il circuito che è un circuito cittadino, come già detto, dove è la camera qui? È il circuito cittadino, appunto, di Roma Eur, quindi Roma Sud. Hanno chiuso praticamente tutta Roma Sud, non è un caso che si faccia di sabato e di domenica, perché tra l'altro qua probabilmente... Puoi venire, Fra, dicevo, pensa se avessero fatto la Formula E di Roma Eur durante la settimana. No, ci sarebbero state almeno 2 milioni di persone bloccate. Sì, anche probabilmente 15 morti, probabilmente 600 esatto. feriti. E quindi è fighissimo, perché questo villaggio che circonda c'è un sacco di roba da bere, un sacco di roba da mangiare, che noi chiaramente non l'abbiamo provato come nostro solito, c'è tutta la parte questa di Enel X. Poi qui di solito la sera c'è piano di... Che stavi per dire? Piano di prostitute qui la sera. Ah, proprio su questo punto? Sì, ne proprio un fondo là. E corrono anche. Corrono con la macchina elettronica. Elettronica. Mangia, come che è? Goldrake. Esatto, la macchina elettronica. E qui è bello perché ci sono anche diversi produttori di automobili, vedo sicuramente Mercedes, ci dovrebbe essere forse anche Porsche, poi li andiamo a vedere tutti.
Però io direi, come vogliamo iniziare? Visto che insomma è stato complesso, invitiamo Marco, facciamo due chiacchiere prima con lui e poi ci spostiamo, o prima facciamo prima due chiacchiere con lui? Facciamo prima due chiacchiere con Marco, allora, esatto. Comunque posso dire una cosa? Certo, anche due. Io adoro, a me piace davvero, la Formula E è una cosa che ho sempre... Stavo dicendo, Reggio, è sempre una cosa che avrei voluto vedere dal vivo, e adoro il circuito cittadino dell'EUR, perché l'EUR nasce come esposizione universale, esatto. Del, se non sbaglio, era il... comunque quella del fascio. Beh, certo, costruita, ed è da, costruita da Benito Mussolini, ed è voluto da Benito Mussolini, assolutamente, ed è costruita proprio con un occhio, proprio per essere una scenografia, sì. E infatti è pieno di strutture che, se vogliamo, inutili, no? Sì, colonnati di marmo, sì. Bianco, però sembrano veramente un circuito di un videogioco, che è dove solitamente, no, la scenografia è una scenografia inventata, esatto, esatto. Quindi è sia cittadino che anche quasi di fantasia. Non è un caso che l'EUR, per come si è evoluto, è diventato uno spazio 42. È diventato uno spazio totalmente di uffici, tendenzialmente, cioè per andare le parti di abitazione dell'EUR bisogna costeggiarlo, perché tutta la parte centrale, questa che dici te, di scenografia, con questi palazzi dal sapore dell'antica antico Roma, sacro Romano Impero, insomma, sì, tutto sì, quello sì. Stile lì, il palazzo dell'esposizione, dicevi prima te, il palazzo dove attualmente c'è l'INPS, il palazzo della regione, sono tutti palazzi che hanno quella costruzione che fanno pensare, cioè, potrebbero essere romani. Grandi un terzo, come ricordiamo, esatto, sì, infatti normali, non esatto. Necessariamente col marmo, quella roba lì, come io dico sempre, mi piace sempre raccontare, come l'altare della patria, che è una roba certo. Finta, costruita certo. Adesso non è una roba che ci rimane lì da quello è veramente domani. Secondo me quasi un innesto, facciamo passare che stiamo rompendo un innesto le scale. Brutto sì, quello sia sì, un po' non è il massimo, questo secondo me l'euro io lo adoro, quindi bellissimo. Allora invitiamo Marco, ci facciamo due chiacchiere con lui? Lo mettiamo in mezzo? Il padrone di casa. No, padrone di casa, allora. Allora, Marco, detto, guarda, ti leggerò io, se ma vuoi entrare in camera, vuoi entrare te, Fra, o no? Magari, ecco, vi faccio vedere. Allora, vabbè, ci stringiamo io e te, Marco, per iniziare. Vai. Poi, se vuole, se si aggiunge. Allora, vai, sì, se ce la leggete non è male. Vai, passa pure. Qui è tutto chiaramente fatto, come una vera live. Allora, Marco, io ti introduco. Marco Santini... marketing, esatto. E e-mobility per Enel X-Way. Esattamente. Ok. Quindi... Marco, tra l'altro, l'avete già visto probabilmente se avete seguito l'Ultra Pop dello scorso anno con Antonio, con Antonio, ed è un po', sei un po' il nostro gancio che ci permette in qualche modo di stare esatto, qui. Possiamo dirlo, svegliamo gli altarini. Possiamo dirlo e possiamo raccontare un po' cosa volentieri. È successo nell'ultimo anno. Però lui non vuole raccontare il fatto che è anche un grande appassionato del cortocircuito, perché si vergogna. È l'esatto contrario, quindi ci tengo anzi a salutare tutta la chat, ho già letto un sacco di stronzate, dicevano che prima eri a Kiev, delle sì, robe sì, meravigliose. Sì, immagino, non ho dubbi. Comunque, allora, in breve, vai. Cosa è successo in 12 mesi? Ci siamo visti appunto per l'Ultra Pop Festival raccontando sì. Cosa fa Enel X. Quindi avevamo detto la società del gruppo Enel esatto. Che gestisce tutti i servizi annessi e connessi al mondo dell'elettricità. Quindi non la vendita classica della commodity, quella che avete a casa di Enel Energia, ma tutto il resto, di cui c'era chiaramente anche la mobilità elettrica. Che succede? Che ci siamo resi conto comunque che la mobilità elettrica diventa uno dei business principali, lo sappiamo tutti, chiunque in questo momento vuole comprare un'auto sa quanto è importante bravissimo. La transizione, no, tra l'altro esatto. Ho visto giorni fa il Tectonic non è un caso, li parlavamo prima in fuori onda con Marco, 4. Che comunque io sono, l'ho sempre detto, io sono super interessato, io trovo, insomma ci dilunghiamo, chiacchiamo, facciamo i cazzi nostri, io sono sempre stato molto contrario alle ibride, adesso non so voi come siete messi, non voglio entrare in quel dibattito, perché io dico, ho sempre quella preoccupazione che un po' le ibride che sono andate fortissimo, insomma la novità di questi ultimi 5 anni, in qualche modo secondo me raccolgono il peggio di entrambe le motorizzazioni, perché hanno le rotture di scatole della benzina o del diesel, quindi italiani, la benzina e tutto il resto, hanno l'unica scocciatura delle elettriche, che è la gestione delle batterie, la gestione dell'usura e tutto quanto. Infatti io ho sempre detto, siccome voglio cambiare la macchina, in chat lo sanno perché sto facendo una testa a tutti, vorrei un 100% elettrico, e la prima cosa che mi dicono tutti è: sei pazzo nel 2022 a farti il 100% elettrico, perché non sai dove ricaricarla, spendi quanto la benzina, le colonnine non si trovano, se vuoi fare un viaggio sei fottuto. Allora possiamo sfatare questi dubbi, esatto, se vuoi. Cioè, magari allora, io ho guidato da 2 anni una Nissan Leaf, lo dico okay, pubblicamente, perfetto. Quindi modello fino 2019, 40 kWh, quindi una macchina che ha un'autonomia di circa 300 km. Ok. Ora chiaramente dipende da cosa vuoi fare, cosa devi fare, che tempistiche hai, come sei organizzato. Quindi andiamo a raccontare un po' vai, sono vai. Le varie possibilità vai. Che Enel X-Way chiaramente ti mette a disposizione. Quindi quello che ti stavo per arrivare a dire bravissimo. Enel X-Way è la nuova azienda del gruppo Enel che gestisce esclusivamente la parte di mobilità elettrica, okay. Con un'attenzione completa
a questo settore. Quindi concreto per il consumatore? Concreto per il consumatore, tu hai la vendita della Wallbox, quindi hai bisogno di ricaricare a casa, garage, magari se vuoi facciamo dopo, un dopo andiamo a far vedere. Faccio vedere, noi ti vendiamo l'infrastruttura che ti permette di caricare e volendo ovviamente in partnership con l'energia ti diamo anche le offerte migliori per caricare spendendo il meno possibile. Non sei obbligato a quelle non quando sei obbligato. Quindi tu io posso avere un Wallbox la... con te. Ed ma poi vado con chiunque cliente di qualsiasi ok, altro, cioè, chiaro chiaramente hai il massimo del vantaggio certo, rimanere con voi le cose. Tra l'altro ti dico un'altra cosa, visto che parlavamo subito prima, tu giustamente citavi il costo, no, della ricarica. Noi abbiamo un'offerta ad esempio, fammela dire, vai, chiama vai, Open vai. Charge è open proprio nella misura in cui tu ricarichi illimitato a casa, cioè figo. Tu puoi fare 100.000 km al mese o farne 100, tu sempre quello paghi. Ah, se carichi a casa, certo, ovviamente, che è quello che tendenzialmente le tariffe più vantaggiose a casa, c'è la differenza importante con la Bologna in ape strada. Lì è enorme, tu potresti arrivare paradossalmente anche a spendere quasi zero a casa, perché facciamo degli esempi estremi, magari ecco per chi abita in città questo è un esempio un po' meno comune, sì. Però poniamo che tu hai casa anche leggermente qui fuori Roma, no? Sì, piano romano. Piano romano, hai il tuo pannello fotovoltaico, hai certo, il giusto. Tuo inverter e uno storage per mantenerti l'energia. Cioè quasi totalmente autosufficiente. Totalmente autosufficiente. Quella è una figata, sì. Quella è una gran figata. Puoi farti anche il bunker antiatomico sotto, vive questi tempi, magari non è male. Figa sta cosa. Però sì, puoi farlo, è una delle opzioni, così come ti dirò di più, ci sono tante offerte di Enel Energia, soprattutto per chi ha modo di ricaricare appunto a casa, quindi non ti parlo di garage staccato, ma a casa, attaccato alla corrente di casa. Sai, le classiche offerte tipo notte e festivi, delle offerte certo, in cui sì. Tu chiaramente ricarichi di notte oppure il sabato e la domenica e stai a posto. Quindi le opzioni sono infinite, quindi arrivare subito a dire guarda che non è vero, paghi quanto un benzina, mi permetto di dire, è un po' una stronzata, cioè vale per determinate categorie di persone, poi tu magari ecco, se mi dici allora non ho il garage, non posso caricare faccio a casa, faccio mille chilometri al giorno, certo. Eccetera, eccetera, ti dico, magari per ora, non ha senso. Per ora potrebbe non essere l'opzione migliore, ma è sempre un per ora, nel senso che tu hai visto in che modo ci si sta evolvendo, sia l'infrastrutturazione in Italia, ma proprio veramente sia, ma le vetture, anche l'autonomia che hanno, la performance che hanno, l'affidabilità, cioè c'è un mondo, poi lo sai, con la Tesla in giù c'è un mondo sì. In questo momento. Ma io momento. Dicevo, con Francesco, io vivo al quartiere qui, al quartiere africano qua a Roma, dicevo okay. A Francesco che non so bene che è successo, ci saranno 60 centraline nell'arco di 300 metri. L'hanno messe nell'arco di 6 mesi? Sì, 8 mesi? Niente, io ho il centralino davanti a scuola di mia figlia. Mi permetto una correzione, infrastrutture di ricarica. Infrastrutture, scusami, dico centraline. Centralina magari sembra più proprio l'energia, sembra più il telefono. No? Ma senti, ma non c'è un po' la mancanza? Cioè, alla fine era anche piacevole utilizzare del succo di dinosauro per mandare. Il succo di dinosauro e la puzza del succo di dinosauro. La puzza, beh, perché il dinosauro puzzava. No, senti, io invece ho quest'altra domanda, perché è un'altra cosa che... Altro mio dubbio che spesso ho, se fai la ricarica a casa, tutto quel discorso devi cambiare il contatore perché non ce la fa col contatore standard da 3 kW, non mi ricordo, è una cosa vera? Come funziona? Fate tutto voi quando vai a montare il wallbox? Solitamente allora, come funziona? Allora, tendenzialmente noi come NXWay vendiamo un pacchetto che è all inclusive, okay. Quindi tu hai la vendita ovviamente dell'infrastruttura proprio come pezzo di ferro, ma anche il sopralluogo, l'installazione, eventuale adeguamento. Chiaramente se ci sono lavori complicati vabbè, da fare certo, ci sarà un piccolo extra vabbè, da pagare, chiaro, è normale, chiaro. Però il pacchetto in sé è all inclusive, quindi comprende già tutto quello che ti serve per essere pronto a ricaricare dal giorno 1 in cui hai l'installazione. Dico. Nel mio caso, ad esempio, posso dire, non è, ho un 3 kW normale, bastano. È bastato, assolutamente okay. Sì. Perché lì il discorso sta che queste sono... Se non sbaglio, quelle wallbox gestiscono in automatica a seconda di quanta corrente ti avanza a casa. Ti dico di più, è giusto tutto quello che dici, ma soprattutto le nostre infrastrutture non sono delle wallbox classiche, sono delle wallbox smart, cioè ci fa tutta una lavorazione dietro a livello software che si interfaccia con la nostra app GSpace, che poi magari ti racconto perché c'è. È il centro del nostro ecosistema, che ti permette di andare tu personalmente a dire io voglio che tu carichi massimo 2 kW, massimo 3 kW. Ah, figo, gli puoi dare pure i comandi, compri la anche gli orari. Assolutamente sì. Cosa. Ma io ho visto anche con Emma che abbiamo fatto quel viaggio a Lucca, è stato fantastico perché faceva tutto con l'app, poi a un certo punto c'è stato un disservizio, ha avuto il rimborso in 3 secondi automatico, veramente... Tra l'altro, ecco, ti dicevo dell'app che è fondamentale sì, perché, sì. Tra l'altro, è un'app unica sia per ricaricare sul pubblico sia per ricaricare a casa. E tu banalmente hai un account unico, hai un'icona, uno switch. Clicchi da una parte, sei a casa, puoi scegliere a che ora vuoi ricaricare la vettura, quanto la vuoi ricaricare, a che velocità, eccetera, eccetera.
fai uno switch e ti compare la mappa stile Google Maps. Quindi tu vedi Roma, vedi l'Italia, vedi l'Europa, ci sono tutti i punti di ricarica, su ognuno tu clicchi e ti dà poi l'informazione. Chiaramente puoi mettere tutti i filtri che vuoi, ti dice quanto è veloce quell'infrastruttura, quanto ti costa, eccetera, eccetera. Senti, ti faccio due domande probabilmente scomode. La prima è, con l'app, quella vostra, vedo solo le vostre infrastrutture di ricariche o c'è un modo per poter vedere tutte le infrastrutture di ricarica? Allora, in realtà mi dai un grande assist, nel senso che tu vedi le vedi le infrastrutture di Enel X-Way chiaramente in prima battuta, però poi ci sono tutta una serie di accordi di interoperabilità nei quali tu vedi anche le infrastrutture di tutte le aziende partner. Non voglio parlare di consorzio, però fondamentalmente in questa fase in cui la mobilità elettrica ha bisogno di essere spinta, no? Le grandi aziende che ci lavorano si mettono un po' d'accordo per dire le mie infrastrutture le vedi anche sulla tua app e viceversa, in maniera tale che l'utente finale non deve spaccarsi i coglioni a stare a dire mi scarico 10 app. Sì, che è una cosa, ad esempio, che io niente di tutto io questo. Io uso tantissimo i monopattini, è una roba che odio, che devi aprire 16 applicazioni per vedere qual è quello che c'è più vicino, è una roba che a me mi fa scoppiare la testa. E l'altra domanda che ti faccio al volo, collegata, è... Devo andare a Reggio Emilia. Ok. Siete arrivati a un punto tale che tramite l'app mi fa il percorso per dirmi dove mi devo fermare? Allora, una roba che ci arrivate? Ti faccio questo spoiler, mi uccideranno i colleghi del marketing da casa. Sta per uscire un aggiornamento al riguardo. Quindi stiamo programmando un trip planner che verrà integrato all'interno del JuicePass, nel quale ti dice esattamente tu dimmi che macchina hai, io so quanta autonomia ha perché ho un database di vetture e ti calcolo dove andare. Al momento non c'è, sono molto onesto, però ci state arrivando, però ci stiamo arrivando, e soprattutto diciamo che ce l'hanno molte macchine, quindi diciamo è un po' già, dipende dalle vetture, lo fa Tesla, credo lo faccia Volkswagen, non voglio poi sbilanciarmi sui singoli marchi, ma molte vetture già lo fanno. Figo questa cosa. Quindi... c'era qualche chiacchiera? No, c'era gente che sarebbe volentieri passata già a salutare all'elettrico, però ecco, c'è chi diceva io a Palermo praticamente zero centraline, quindi non posso nemmeno pensarci al momento. C'è chi naturalmente è spaventato dal grande prezzo delle batterie, che però solitamente sono incluse, no? In una sorta Sì, però su questo anche c'è da fare un ragionamento. Uno dei grandi dubbi che però non dipende da voi. Poi non dipende da noi, però parliamone un attimo. Nel senso che c'è l'idea di mettere delle batterie già cariche nei distributori, in modo che tu vai lì e lasci la tua. Esatto, ti dico la verità: questa è una roba che esiste già in Cina. Lo fa un'azienda che si chiama NIO, che tra l'altro compete qui in Formula E. E però ti dico la verità: non è la linea che abbiamo sposato noi come prioritaria. Nel senso che comincia a essere un po' complicato, perché parliamoci chiaro: lo fa un marchio, è facile, ma dopodiché se devi mettere d'accordo tutte le case, poi ci sono dei robot. Non è una roba che fai così, che più gli sganci la batteria del telefono. È una roba complicatissima, insomma, credo ci siano delle soluzioni migliori sto mito della batteria dura poco, poi come la smantisco, quanto mi costa. Allora, partiamo dal discorso costo, cioè molte persone dicono io voglio avvicinarmi alla mobilità elettrica, ma il prezzo iniziale della macchina è di x mila euro in più rispetto alla vettura termica, a parità di vettura. Come faccio? E la questione è che purtroppo tendiamo tutti a ragionare sul costo iniziale, punto e basta. Cioè io penso che esco dal concessionario, ho speso 15 per un'app termica, voglio l'app elettrica, spendo 22. Alt, perché tu devi contare quanto ti costa avere una macchina nel periodo in cui tu la usi. Bravo. Nel senso che... tagliandi. Grazie. Usura. Bollo, assicurazione o soprattutto poi quanto ti costa avere la ricarica elettrica invece della benzina. Esattamente, quindi comunque vai a vedere su uno che tiene la macchina 4 anni, 2 anni, 6 anni, 8 anni ti fa la differenza. Ci sono tutta una serie di calcoli, chiaramente più la tieni, più avere un elettrico ti dà un grande vantaggio, perché hanno una grande affidabilità, durano molto bene nel tempo, hanno bisogno di quasi zero manutenzione, esattamente. E quindi ecco qua che anche se tu hai speso, dico per dire, 5.000 euro in più all'inizio, ma alla fine dei 5-10 anni ne hai spesi probabilmente 10.000 in meno tra tutto quanto, perché poi ti costa meno l'assicurazione, perché è tutta una catena, però quello che si chiama total cost of ownership, quindi quanto ti costa alla fine avere la macchina, ti garantisco che è nettamente più basso per quanto riguarda. Lì bisogna soltanto sperare che duri anche quando ci sarà un successo globale, tutti passeranno all'elettrico, la paura, no? E dici, adesso sì, risparmio, poi quando tutti passeranno all'elettrico... Però guarda, quello anche è il terrore del futuro, è normale, non c'è risposta. E in realtà in parte c'è la risposta, perché se abbiamo detto che tu volendo a casa sei autosufficiente... è sempre quello, è vero.
è vero. O comunque hai dei pacchetti. Lo puoi aggirare con... Sì, esatto, c'è un grado di indipendenza che ti può aiutare. Sì, c'è perché... la benzina, deve c'è il pozzo di petrolio e la raffineria. Esatto. Però Alessio ce l'ha, ce l'ha. No, poi che, voi che parlate di videogiochi, sapete benissimo, in questo momento si parla sempre di abbonamenti, no? Chiaramente. Adesso Game Pass, il nuovo Plus, eccetera, eccetera. Qui la logica in parte è la stessa, cioè quello che noi vorremmo portare nel mondo dell'automotive, vuol dire non c'è più l'ansia di dire cazzo devo mettere 50 euro di benzina, oggi la benzina costa 2 euro. Cioè noi vogliamo portarti al punto in cui cioè, tu paghi tot al mese, un po' ragionamento che facevamo prima, e hai dei pacchetti. No, scusami, no, scusami se ti interrompo, vai, anche se stai dicendo una cosa importante, ma qui parliamo del pubblico del cortocircuito, loro fanno soltanto abbonamenti annuali. Annuali. Non so se hai visto ieri la puntata, purtroppo devo recuperare il podcast. Cioè, solo abbonamenti annuali. Se poi l'abbonamento mensile non li freghi, ma sull'annuale sanno che li stai per incurare sull'abbonamento mensile. E allora dobbiamo fare l'annuale, dobbiamo chiamare il mio capo, forse serve un abbonamento annuale per quello. No, quindi l'idea vostra è arrivare a una situazione in cui io ti faccio l'abbonamento. Ah, teoricamente c'è già, cioè se tu scarichi la nostra app Juice Pass, puoi anche entrare come ospite se vuoi dargli un'occhiata. Vedi che tra i diversi tagli di ricarica, anche sul suolo pubblico, tu hai dei pacchetti flat in cui sulla base delle tue esigenze puoi dire io mi compro in partenza al primo del mese 70 kWh di ricarica, 140 kWh, quindi, 200 kWh, quindi e vai a risparmiare. Esatto, qua ti rompi i coglioni, è più vicino a come fanno sui i monopattini, cioè mi fai pagare un po' meno il kilowattora, non è un vero e proprio abbonamento, cioè io ti do 100 euro e posso ricarica quanto mi pare. No, questo è quello a casa che ti ho raccontato prima. Ok, quello iniziale. Sì, in no, giro sul pubblico mi fai risparmiare perché ti compro più kilowatt in una tantum. Sì. Poi funziona sui monopattini perché invece di dover pagare X ti dice ti do 60 minuti che paghi meno. Tra l'altro ti aggiungo un'altra cosa, siccome la preoccupazione ovviamente era quanto mi costa ricaricare sul pubblico. Ora, a prescindere che sappiamo che è un momento storico particolare, dove sia i costi dell'energia che i costi del petrolio sono ai massimi storici, quindi non prenderei troppo a riferimento. Però considerate anche una cosa, che un'infrastruttura di queste qui, soprattutto quelle di ricarica ultraveloce, hanno comunque dei costi anche importanti, una grande azienda deve ammortizzare, quindi io credo che in questa fase ci sia anche, come dire, una necessità di recuperare dei costi di stare che, più che alti. Non ti può permettere di abbattere completamente il costo di energia, ma questo arriverà. Poi ovviamente più ci sarà concorrenza, più noi riusciremo a infrastrutturare tutta l'Italia, perché il discorso delle infrastrutture è che vero, si faceva su Palermo è vero, o è un pregiudizio? No, era vero a Roma fino a un anno fa, migliorando molto, ma è vero, nel senso che comunque dove c'è più domanda si dà priorità per installare determinate infrastrutture. Noi abbiamo un piano di infrastrutturazione che ha già superato i, se non sbaglio, 12 o 14 mila punti di ricarica attivi in Italia ad oggi. Quindi è incredibile il lasso di tempo in cui si è evoluta la cosa. Se consideri che abbiamo presentato il piano infrastrutturale nazionale nel 2018 e c'è stata la pandemia di mezzo, quindi siamo comunque già ben oltre i 10.000 punti di ricarica. Tu che dice, Homer River dice, non capisco il nesso tra voi e i Prix, nel dubbio mi abbono. Beh, lo ringraziamo. Esatto. Tanto ci rimangono male se non li ringrazio. Una breaking news, perché GA2 e Kinguin già vendono abbonamento di un anno scontato. Grazie a Zara. Grigio, quindi i soldi non fanno. No, esatto. Che andranno. Esatto. Alessio. Allora, che facciamo? Noi magari ci cominciamo a muovere. Sì, dai. Ti chiediamo di seguirci, solo perché ci volevi dire delle infrastrutture. A me piaceva quella cosa delle tre centraline. Le si chiamano centraline. Scusami, no, centraline, scusa. Ma guarda, i coglioni subito, vai. Non è coglione perché fa pure che fai inciampare tutti. Andiamo. Noi siamo due parole chiave. Infrastruttura di ricarica, inteso proprio come appunto banalmente il pezzo di ferro che ti permette di ricaricare. E poi il singolo punto di ricarica è appunto quella che è poi la possibilità di ricaricare quante vetture per ogni infrastruttura. Ah, ok. Adesso vedremo dove passiamo. Io lo vedo già bello interessato a questo grande. Però magari facciamo il giro, sì. Questo Serino che ti sta di fianco, io riprendo voi due. Così e lui si gira e guarda intorno. Così ti devo riprendere così. No, perché così devi riprendere. Sì, me lo tengo da solo, io sto comodissimo. No, ma ci pensa che vieni con noi. Allora, questa è quella che ha visto Serino in zona. Questa qui, se Alessio ce la inquadra. Ah, questa è quella classica, ce l'ha pure fuori scuola di mia figlia. Esatto, questa è la Juicepol. Questa è quella classica. Questa permette di ricaricare fino a due vetture in contemporanea, in corrente alternata, fino a 22 kW. Ok. Prese tipo 2, quindi ormai standard. Quella, quella mondiale, con la vettura, ok. La puoi caricare o con la card da qui, classico RFID. Oppure con l'app, come mi dicevi. Cioè lui mi riconosce che sto qui, ci avrà un codice suo, eccetera, eccetera. Esattamente, tu dall'app vedi proprio il singolo puntino, come se fosse veramente Google Maps, un punto di interesse. Chiaro.
se sei, ovviamente, se hai determinate tariffe, puoi addirittura prenotarla mezz'ora prima, se vuoi startup. Ah, così te la fai pure trovare, che nessuno te la prende. Già pronto, che nessuno te la prende. Poi di notte, quando sei uscito dal pub e hai la pancia piena di birra, solitamente puoi utilizzarla nascondendo. Pensavo che ci chiacchieravi. No, puoi utilizzarla così per nasconderti e al prossimo, per ricaricare. Però anche su questo, dice una cosa importante, perché mi sentivo prima con la cosa dell'orecchio, non so di cosa parlavate a un certo punto, ma il ragionamento è che avere un'infrastruttura di questo tipo diventa anche fondamentale per, banalmente, hai un ristorante, hai un albergo per stimolare, cioè, il consumatore, se tu sei alla un consumatore grande, elettrico, che quindi soprattutto grande, quelli attuali. Ma no, certo, io vado da Merluzzo Fresco perché c'ha la ricarica davanti. Ma pensa, certo, perché il lavoro, tempo che ceni ti ritrovi, certo, la macchina pronta. Il lavoro che si pensava di fare con i cinema, con i centri commerciali, no? Il centro commerciale, pensa che è comodo se tutti i centri commerciali in Italia si vanno a strutturare in modo tale che quando vado a parcheggiare, intanto tengo meno ambiente in carica. La su cui stiamo lavorando, esatto, quello fa la differenza, quindi, sicuramente, sì, la nostra, sì, diffusione. Sì, andiamo a vedere le altre passando. Adesso sta facendo vedere, c'è un botto di gente. Tra l'altro, c'è questo clima stranissimo di sole, freddo, caldo, vento. Oggi proprio, no, sì, infatti, prossimo weekend assolutamente. Ah, questa, no, questa immagine è il wallbox. Esattamente, non è un dispenser per la mucchina come fa vedere Francesco, bensì è il wallbox, quindi questo viene installato direttamente nel garage di casa. Sì, sì. È disponibile in diverse potenze, quindi appunto diciamo fino a 3, fino a 7, fino a 22. Cambia il wallbox proprio? O praticamente è identico, tu, okay, non ci cambia quello che c'è dentro. Ma lo puoi potenziare in corsa o devi comunque chiamare il tecnico per cambiarlo? No, allora aspetta, no, lo potenzi con l'applicazione. Quindi, ah, quando, okay, puoi, okay, semplicemente tu sulla base della potenza che tu vai a comprare all'inizio come massima capacità, un po' come se compri, okay, l'iPhone 64, 128, sì, 256. C'hai un massimo. Esatto, okay, c'hai un massimo, dopodiché sei tu a tararlo come ti pare, quando vuoi, dall'applicazione. E qui chiaramente quel discorso, diciamo, che è una quantità di risparmio enorme rispetto a l'impastatore in giro. Mi permetto di dire, ovviamente già è un importante vantaggio poter caricare sul pubblico, ma a casa è la svolta completamente un'altra roba, certo. È finito? Ciao, sono Antonio, lasciato la tavola sul tavolo, accanto alla frutta. Non l'hanno sentito. Tanto non lo sente nessuno, per fortuna. Ne avevi la terza, che è questa gigante. Questa è, cioè, questa è da autostrada? Questa è da autostrada, chiaramente. Extraurbane. Questo è proprio il concetto del distributore di benzina di energia elettrica, praticamente. Esattamente. Anche questa permette di caricare fino a 2 vetture in contemporanea. Ah, non 3? Non 3, questo è perché purtroppo attualmente, diciamo, per quanto riguarda la corrente continua, okay, ci sono 2 diversi standard. Il CHAdeMO, che è quello giapponese, sta andando a morire, per fortuna, quindi, okay, semplificherà un po' le cose. Però al momento ci sono ancora molte vetture, tra cui la mia Nissan Leaf, che si caricano in CHAdeMO, e quindi noi comunque per ora, appunto, puntiamo su queste infrastrutture, vedete, Trio, quindi hanno le 3 opzioni, quindi, okay, la ricarica un po' più lenta, che comunque in queste infrastrutture arriva fino a 43 kW, e poi ci sono le versioni veloci, appunto, del Combo CCS e del CHAdeMO, che arrivano fino a 350 kW di potenza. Chiaro, il che, 300... parliamoci chiaramente, vuol dire che tu con un quarto d'ora hai fatto quasi il pieno. Mamma mia, 350 kW è veramente tanto. È tanta roba, sì. E siamo arrivati, e questo ci tengo a sottolinearlo, con una velocità pazzesca. Sì, cioè, in un attimo. Fa, 2 anni fa, il massimo che trovavi, sì, era 50 kW. Cioè, tra 50 e 350 ce ne corre. C'è stato, secondo me, un anno in cui nello stesso anno sono stati addirittura un paio di switch di potenza di caricamento, perché mi ricordo proprio, sì, che in un attimo, sì, era, sì, salita, siamo tantissimo. Siamo a 150, ora 350. Incredibile. C'è chi prova a spingersi anche oltre e ci arriveremo. Queste però concettualmente dove le trovo? Veramente solo in autostrada, tipo negli autogrill, o allora, si trovano anche, no, in città? No, si trovano anche in città. Ma non l'hai vista? Chiaramente questa, sono più rare, però faccio un esempio. Noi abbiamo, per chi è di Roma, il nostro store, NX Store, che è a Corso Francia. Ah, non ci sono mai passato, ci sono queste. Questa, quindi tu puoi andarti a prendere un caffè, magari nel frattempo dai anche un po' un'occhiata alle nostre offerte, nel frattempo con un quarto d'ora ti sei fatto il pieno. Ok, perché non mi è mai capitato a Corso Francia. Io ho presente quel vostro palazzo che sta forse in zona Parioli, avete un palazzo. Quello di Enel. La sede centrale, non c'entra un cazzo. Ok, via Regina Margherita, ok, esatto. In ogni caso, poi questo è un modello, ci sono diversi modelli di infrastrutture molto simili tra loro, con caratteristiche leggermente differenti, quindi magari non ne hai vista una identica. Sì, sì, può essere, non ci ho fatto caso, sì. Ma in ogni caso, ripeto, quello che interessa da utente finale, direi, oggi so che devo andare da una certa parte, apro l'applicazione, metto un filtro, voglio solo le ultra veloci perché sto proprio di fretta oggi, vedo quali sono, eventualmente la prenoto, arrivo, carico, okay, niente di più. Senti, ti faccio quest'ultima domanda, poi, vai, noi ci faremo il giro per parlare male di voi mentre non ci ascoltate. Allora, te lo dico chiaramente da romano, questa è un'altra, bene, cosa che rompi i coglioni.
questo problema enorme delle strisce verdi davanti al coso, che continuamente ci vedo le macchine, per esempio lo vedo a scuola, io porto mia figlia a scuola e impazzisco per quelli che vorrebbero caricare la macchina e ci sono quelli che ci appoggiano dentro la macchina. Questa è una roba, secondo te, a parte l'inciviltà generale purtroppo del romano e dell'italiano, cioè è una roba che, su cui voi fate caso, state pensando di intervenire in qualche modo, una roba che spetta solo al comune, cioè per voi è un problema? Allora, per noi cosa? È un grande problema, è un problema come nell'X-Way, nella misura in cui banalmente se c'è una vettura davanti ad un punto non carica e quindi a noi non arriva quella revenue, no, banalmente. È un problema anche noi, perché siamo i primi ad essere poi clienti elettrici, a me non ti nascondo, è successo diverse volte nell'ultimo anno. Perché serve ancora un cambio culturale, si deve adeguare proprio la testa delle persone. Però ti dico, quello che noi possiamo fare è cercare di far rispettare la legge, quindi avere il numero dei vigili, chiamare, rompere i coglioni. Quella roba lì va fatto, non bisogna aver paura, non bisogna tirarsi indietro, perché è un cambiamento epocale che va fatto, perché poi soprattutto, diciamolo chiaramente, noi parliamo ad un pubblico di giovanissimi, tramite voi, esatto. No? Ok. Io non so se c'è un futuro così roseo senza un passaggio di questo tipo. Possibile. Cioè, il cambiamento climatico è un problema serio, concreto, va combattuto, ognuno deve fare la sua parte. Questa è la nostra parte e quindi non possiamo tirarci indietro. Ci sta assolutamente. Sì, è una cosa che mi fa impazzire. Ancora non possessore di una vettura elettrica, ho detto io quando porto mia figlia a scuola e vedo quelli lì tutti parcheggiati e non ci sta nessuno che si ricarica, cioè veramente proprio da mazza da baseball. È inciviltà, bisogna rompere le scatole. Io una roba che avevo fatto tempo fa, ma veramente parlo a titolo personale, qui non di NXA, mi ero stampato dei fogli. Con una finta minaccia, come a dire. E li mettevo sopra, sul tergicristallo. Bella serie, mi raccomando, l'avete fatto stavolta, basta. Che sia l'ultima. Sì, è terrificante quella cosa lì, vabbè, purtroppo. Dici bene, deve esserci un cambio culturale importante, sì, finché non avviene questa. Va bene, niente, ci facciamo un giro, poi magari passiamo qua, così sentiamo anche Michele, anche per capire il collegamento con la Formula E e tutto quanto. D'accordo, grazie Marco. Grazie a voi. Se qualcuno ti vuole seguire, c'è qualcosa, tu stai un po' sui social? Io sto un po' sui social, ma insomma mi segue mia nonna, mia mamma e mia zia, quindi se volete Marco Santini 91, ma insomma non vi perdete niente. Grazie Marco. Grazie. Allora, ci facciamo due passi? Assolutamente sì. Facciamoci questi due che passi. Faccio? Ma vuoi che ti riprendo un po' io? Dai, vieni un po' te. Ah, dai il microfono, però devi stare sempre molto vicino. Ma non vuoi venire qui? Dai, io. Allora, Jacopo, se vuoi puoi aprire, così è microfonato anche Francesco. Tra l'altro nessuno sta seguendo Jacopo, magari siamo offline da 14 ore. No, facciamo un giro fatto bene, perché poi partiamo dalle macchine a sinistra, perché poi vorrei prendere anche una birra prima di iniziare a riparare. No, anche se c'è un odore di fritturina in aria. Ma guardate qui, sembra lo showroom di Gran Turismo. È molto bello questo, ma c'è anche lo scivolo. C'è anche lo scivolo, guarda, c'è lo scivolo al suolo. Adesso tu per i bambini sali su e fai lo scivolo, ti prego. Perché stiamo andando qui? L'idraulico liquido per tirarti lì. Tirarti fuori. Sì, con l'idraulico liquido ci vuole, ma mister muscolo. Allora, questo poi era in terapia. Certo, devi spingere, è come la talpa, devi andare dentro. Attento. No, devi andare dentro con la forza adesso. C'è l'uranio, È tipo come si chiama la fortezza di Superman, quella fatto tutto la grittonite, no, più vicino alle barre di cosa, secondo me. Non vedi la forma che cos'è? Ma non ho capito, ma è dinamico, che reagisce a qualcosa in particolare? Agli stronzi. No, la ragazza si occupa di questo. Si occupa di allontanare me. Se no, risponde a quelli rotti coglioni. Ma non hai visto la forma? Che usciva? Ma non è casuale, eh? Cioè, c'è tutta una storia. Adesso io ti dico. Oh. In macchina? A parte che belli, a me queste macchine con le sportelli, la maniglia dello sportello che si apre, cioè che esce fuori. Tutte robe inutili. Cosa ti dovrebbero dare per comprare questa macchina? Quella è utile. La compreresti mai questa macchina, te? No, io voglio. Cioè, perché no? Perché a me la macchina deve essere piccola. Ma questa è piccola, mica è grande. Questa è enorme per me. Ma no, la macchina no. Comunque si deve fermare ogni 8 km. Questa è la sua logica è quella, si deve rompere periodicamente. Allora, vediamo un pochettino, io leggo un po' di informazioni mentre voi intanto guardate. Allora, si tratta della, lo sai, non so, AQE 350 più, si tratta AQE 350 più, ovviamente di Mercedes. Questo colore qui è bianco palite bianco manufacture, rivestimenti pelle in Neotex pelle sintetica artico.
elementi decorativi in tiglio, linee structure, antracite a poro aperto, cerchi in lega AMG da 21 pollici, madonna, i cerchi da 21 pollici sono, a razze ottimizzati dal punto di vista aerodinamico, verniciati in nero con bordo tornito con finitura a specchio. Voglio leggervi i dati tecnici. Allora, questa ha 215 kW, ovvero 292 cavalli. Vediamo, autonomia 567-654 km, accelerazione da 0 a 100 in 6,4 che secondi sarà per forza, no, minuti, va massimo a 210 km orari e batteria ad alto voltaggio da 90 kWh. Ma te ne rendi conto che questo chioschetto con le informazioni è più avanzato, sì, del cellulare di Alessio? Sì, sì, confermiamo. Adesso anche nel mio microfono, tra poco l'abbiamo distrutto. Tony, quando ti muovi veramente... un mammut in via d'estinzione. Vai, dobbiamo metterci, mi sa, la mascherina. Dobbiamo mettere mascherina per... ah, anche senza. Allora io guido. No, guidi di là però. No, ti metto. Adesso la facciamo vedere da dentro. A parte che chi è entrato un nano fantasy prima di me. Ma piace. Guarda che macchina. Dove mi porti? Ti prego, parti e andiamo. Ma lo dove mi porti? Alessio? Cioè, ma hai ripreso la plancia? Ma riprendi il computer di bordo, ma tu che cosa hai davanti? Le foto? Che cosa hai? C'è la slideshow dei prototipi. Hai, no, guarda. Mia, ma è tutto touch questo coso. Oddio, che cos'è? Ma guarda questo. No, scusa, open socket flap, che cos'è? Lo so, spingilo. Hai aperto il socket flap? Hai aperto qualcosa dietro, secondo me. Aperto. Chiedilo alla tipa. Hai aperto una cosa? Ah, ho aperto quello. Che hai aperto? Lo richiudo. Ah, lo vado a vedere. Non te lo dico. Lo vado a vedere. È il coperchio della benzina, che non è. No, non ma guarda, riprendi la plancia, Alessio, ti prego. Cioè, guarda la plancia. Questa è la mia mano, ragazzi. Sarà, ma che sarà? Un Scotty? 15? 14? No, 15 pollici? 14? No, 13 pollici, dai. Ma che 13? È più grande del mio MacBook, lo schermo. È più grande al 100%. Secondo me questo è un 14, forse 15. Cioè, ma scusami, Pierpaolo, ma con una macchina così puoi quasi comprarti metà Apple Mac. Solo la tastiera. Lo smonti, lo usi come dice. Raccontare che cosa nasce questa gioca. No, ma guarda, questa roba è incredibile. È, ma cioè, ma guarda, è che è almeno 100 autisti al volta. Perché, cioè, guarda, c'è la giri anche. Un po' di tiring, un po' di tiring. Aspetta, cioè, ma è una figata cosmica. Bellissimo. Scatta, ma guarda che è. Cioè, è meglio del tuo computer. Però va meglio. Ma che, cioè, ma guarda. Se questa roba qua, il tuo cellulare non si è acceso per due ore stamattina. Sembra Flight Simulator. Oh, guarda, sembra Flight Simulator. Guarda, è incredibile. È incredibile. Pazzesco. Macchina, il volante è bellissimo. Io sono fan, ho il feticcio dei volanti, lo sai? Hai dei volanti nel letto. Sono pieno di volanti, sì, ho una testiera a forma di volante. Ma hai fatto la chicca dell'aria che è tipo una turbina di un jet? Guardala! Ma non è una chicca, sono follie! No, è una chicca, guarda che figata, sembra la turbina di un jet. Completamente senza. Ma quanto costa? 130.000, dicono. Solo? Vabbè, pensavo peggio, dai, 130.000 nemmeno tanto, eh. Alessio non riesce a uscire, guarda. Guardate, Alessio non riesce a uscire. Io adoro. Che c'è? Io comunque adoro, dicevo, io adoro le... Guarda, c'è il microfono appeso. Io adoro le maniglie, veramente, a me fanno impazzire. No, sono fighissime. Senti, che c'era? Pure... Ah, qui abbiamo la scocca. Dov'è Francesco? 100% elettrica. Ti piace la macchina Formula 1? L'hai fatta vedere? Scusate, ma... Allora, poi dite, perché a me mi piace da morire... Non ti avvicinare così tanto, non serve. No. A me piace da morire la Formula E. Mi piace da morire la Formula E, perché è l'anello mancante tra la Formula 1 e Wipeout. Ah, è vero? È cioè, vero. Se tu la guardi anche in diretta, è pieno di realtà aumentata la regia. Ah, sì? È una roba, è gamification, è Formula 1 con sovrapposta la gamification più spinta. Ed è straordinario.
originaria, cioè è da qua che nasce WebAuto. Beh, oddio, non so se nasce da qua. Fra 15 anni, fra 20 anni, 30 anni, però siamo qui. Volevo raccontarvi un pochettino la macchina che vediamo qui. Questa qui è la Mercedes, anzi la Mercedes-Benz EQ Silverado 2, questa che stiamo vedendo, da 0 a 100 in circa 2,8 secondi, va a massimo a 280 km orari, capacità batteria 52 kWh, non è tantissimo, ci mette 45 minuti a essere caricata. E fatemi vedere se c'è qualcos'altro. Peso, vabbè, pesa 903 kg la macchina, ammazza niente praticamente. Vabbè, abbiamo il peso della batteria è di 385 kg. E mazza, una figata incredibile. Ma sono bellissimi anche i copri ruote, sono fighissimi anche. Fatto vedere i copri ruote. Carbonio, sono bellissimo. Guarda quanto è bassa anche l'alo. Secondo me è più basso di quello Formula 1. Sì, molto più basso anche lui. Tra l'altro, guarda che figata, c'ha la stessa struttura del tuo portatile. È vero? È in carbonio il tuo portatile, ti lamenti sempre. È il portatile come la macchina Formula E. Esteticamente il carbonio è inguardabile per quanto mi riguarda. Ma che dici? Cioè, purtroppo è costretto ad avere quella struttura. Perché? E per la fibra, per come funziona la fibra di carbonio. Non lo puoi verniciare. Come si orientano le molecole del carbonio? Certo. Assolutamente. Non puoi avere sostanzialmente altre trame. Quindi è una rottura di cazzo. Non lo so. Cioè, certo, sicuramente ti può verniciare. No, però respira, muore soffocato. Devi lasciare un angoletto libero. Andiamo a vedere la stress room. Mi dicono che c'è una stress room. Ma guarda, la stress room c'è per il parquet. È là. Cos'è la stress room? Stress inverso. Vediamo. Che cos'è vediamo. La stress room? Ah, ma questo vedi, questo puoi guidare con lo skateboard, guarda. Sì, la guida non guida. Tra l'altro sta diventando come Formula, dicevi te, come Wipeout. Tra l'altro con la grafica chiaramente di Nvidia. Cioè, sì, le colorazioni sono quelle di Nvidia. Comunque assolutamente il concetto è quello, gamification della Formula 1, ed è fantastica questa roba. Alessio, riprendi uno schermo perché c'è chiaramente la grafica di Nvidia. Aspetta, fermo, senza ti avvicini, non c'è bisogno di ti avvicini. Guarda quando compaiono i cartelli. È un riflesso. Vabbè, uguale, voglio vedere solo quando arrivano gli schermi. Avete capito che cos'è lo stress test? No. Cioè, la stress inversion, tu entri là, fai casino e crei energia. Ah, dobbiamo entrare assolutamente. Dobbiamo assolutamente andare. Ma da dove si entra? Da di là, però, mi sa, o da di qua? Da dove si. Ma possiamo provarlo? In che modo? Dentro la stanza, urlare e saltare e fare quello che si vuole. E per liberare lo stress, e questo stress viene rilevato tramite l'intensità dei suoni o dei movimenti, viene tramutato in energia. Che viene usata sulle sedie elettriche dell'Illinois. Senti, ma si sa quanto ne abbiamo prodotto? Energia utile. Si può sapere quanto ne abbiamo prodotto o no? Al termine del minuto e 10 per ogni persona che... Ah, ma uno per volta? Sì. No! Per chi produce più energia? Va bene, ok. Comincio io. Qual è il report? No, che record? Che se ne frega il record? Io vado per battere il record. No, vado, non rompere i coglioni. Quindi urlare, saltare, vado. Io da intro io poi vi do il cellulare. Inizio io. Urlare, saltare, ok. Salve rosso, okay. Ti racconta la rovescia di 10 secondi, sì. E dopo quei 10 secondi ha inizio, un minuto e 10 di tempo per fare quello che suona. Ok, posso aspetta. Posso stare dentro in un angolo senza muovere? Ok, allora mi riprendi te. Esatto. Ok, allora io appoggio per te. Allora, dallo scherino fuori. Aspetta, Ho un po' paura io. Sei pronto? Non si vede niente. Sei pronto? Se si accende la luce. Vado, C'ho 10 secondi di timer. Ma pure saltare è figo qua, c'è pure la pedana, vado Sì, ma alla fine sei morto però. Oh,
adesso ma quanto dura? Sto per morire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Riprendi? Vai, vai, esci. Ah. Madonna. Mamma mia. Cioè, guarda che cosa hai provato. No, guarda. 285, vai. 285. Basta, penso di morire. Cioè. Mi devo sedere. Vai, devi guardare lo schermo. Vai così. Perché? Perché ti si. Ti... Ma pure con la voce? Tutto. Pure con la voce? Tutto! No, non è possibile. Lo batti! L'ho fatto! Sì, dai, ci devi credere! Fino alla fine! No! Fino alla fine! Quanto stava? Vai, vai, ci sei quasi! Ah. 285, ah. Lui, dai! Sei a 270, ah. Mancano 10 secondi! Ah. Penso che tu l'abbia superato! Dai, continua! Ah. Ah. Quanto manca? 1-0, finito, apri la porta! Anzi, riprendimi! Cioè, dagli il tuo tempo. Tieni, dacci. Vabbè, ma lui guarda come uscito. Sei morto. Sono live. Guarda, c'è una puzza di belva qua dentro. Ma sì, mamma mia, fa vomitare. Ma ti ha cagato in testa? Sì, eh? Sì. Ha cagato, fatto 300 di 285. Non vedo l'ora di vedere te. Mamma mia, sono morto. Se me adesso tu muori di infarto qua dentro, eh. Tieni, te lo ridò. Ci ha chiuso la sera, ragazza, ci ha chiuso dentro, non ci fa più uscire. Hai chiuso dentro? Ci ha chiuso dentro, invece, non ci fa più uscire. Ah no, pensavo ci avessi chiuso dentro. È l'unico che si è sentito da fuori, Alessio. Però ho perso. Ah, pezzo, arrivato ultimo. Sei arrivato ultimo. Ultimo, tieni, fai schifo. Ma perché ultimo? Perché hai fatto 2,60. Io 35, lui 300 euro. 300 euro. Sei un disastro. Adesso, reggi? Non va buttato quello che ho prodotto, non va buttato. No, non va buttato, è vero. Che schifo, fa anche senso mettere questo coso. Allora, adesso una bella ghiacciata. C'è un tempo. Sto malissimo.
Ma hai seguito la chat? Ragazzi, cioè, se oggi a Stefanoia grazie a te. Ho generato quello che continua a Stefanoia in un'ora. Sei un mese. Ah, per le cariche? Bellissimo! Bellissimo! Bello! Adesso vuoi andare sopra e fare lo scivolo? Io non prendo la birra allora. Guardalo! Zio, arrampicati! Questo sì! Ho visto, alle tre ho visto, sono bravissimo! Sembrava... Cos'è che sembrava un gibbone malato? Un gibbone malato! Metti nello zaino questo qua. Molto complesso però, eh. Alessio vince, c'è stato il sondaggio, 24% hanno votato. No, hanno votato sì 24%. Vai Alessio, vai. Riprendilo te. Sì. Ma pensa se cade e muore. Mamma mia. Che bello. No, quello viola sopra deve arrivare, Guardalo. Bravo. No, là il piede ci devi mettere su quello viola, Alessio. Ma perché poi guarda che gambette corte, c'è un baricentro bassissimo. Devi mettere su quello viola, devi mettere le gambe, Alessio. Tutto qua? Sì, il piede. Non so che fai un salto, dai. No, turnica. Fai un salto da lì. Quella costola di moffetta. Fai un salto, Alessio. Mamma mia, guarda l'atletismo del salto, eh. È molto ammortizzato, yeah. Vai. No, io non sono capace. Ma nemmeno io, che faccio queste cose qua io? Vai. No. Dai, siamo qui. Il signore che fa così. Hai visto? Ha praticamente attirato l'attenzione dell'animatore che pensava fosse un ragno. Pensava all'inizio fosse un ragno strano tropicale. Ma poi in realtà no, era Alessio. Vabbè, vediamo il tuo Porsche e poi torniamo. Andiamo a vedere Porsche. Va bene, facciamo al volo, facciamo un'altra intervista, Fra. E poi ci facciamo Porsche e birra ghiacciata. L'emozione è pari, la possibilità. Sì, io riprendo verticalmente. Mi metto qui. Scusa, io riprendo tutti chiedono chi è questa bellissima ragazza. Eccolo, vediamo. Tutti lo stanno chiedendo. Alcuni dicono, ma chi è la moglie di Alessio? Ciao, eccoci, Adesso ci posizioniamo lì per fare la chiacchiera. Così io mi metto comodo. Tu riprendi lui, io mi metto comodo. Allora ti metto le domande qua davanti. No, dai, me le ricordo. Sì. No. Allora, io dove guardo? Tu guarda a me. Sì, guarda a lui. Così non sbagliamo. Allora, intanto piacere, molto lieto. Michele Cecchini, sì. Allora, mi hanno detto sei il Head of Motorways per Enel X-Way. Esatto. Quindi tutta la parte più competitiva, dico bene? Sì, tutta la parte motorsport, la nostra parte sportiva la gestiamo attraverso i nostri ragazzi. Perfetto, allora, siccome con Marco prima ci ha fatto abbastanza il lavaggio del cervello su infrastruttura di ricarica, tutto quanto, a te vorrei andare un pochettino più nel dettaglio, cioè noi adesso siamo venuti qui a questo e-village che accompagna la Formula E. Mi racconti un po' questa partnership Enel X-Way Formula E, cioè come vi siete trovati, perché vi siete trovati? È una partnership storica che è basata sullo sviluppo, lo sviluppo tecnologico. Un po' di tempo fa ci siamo detti, ma qual è il modo migliore per accelerare, no, lo sviluppo delle tecnologie? E in quel momento è nata una conversazione proprio con la Formula E, dicendo, ok, sviluppiamo qualcosa insieme, creiamo qualcosa di accelerato, veloce insieme, e da quel momento in poi è iniziata il nostro rapporto. Perché come funziona? Cioè quello che voi andate a sviluppare, a supportare qui nella Formula E è qualcosa che poi ritorna al consumatore? Sì, l'idea è sempre quella di entrare in questo contesto con delle tecnologie molto avanzate, portarle all'estremo, perché è la parte divertente del motorsport, cioè, provare tutto, fare di tutto. E le cose che poi risultano importanti o comunque tutto quello che riusciamo a capire in questo contesto lo riportiamo nel mercato di massa, perché
crediamo che accelerando lo sviluppo qua riusciamo a intercettare comunque delle situazioni che si potrebbero trovare poi nel mercato di massa, e quindi questa è l'idea. Ovviamente ribassando a quel punto i costi, perché dopo che hai spinto al massimo riesci a capire, esatto, come portarlo per il consumatore finale. Altrimenti sarebbe insostenibile. Oppure tutti con le macchine da Formula E, che sarebbe, esatto, bellissimo. Senti, un'altra cosa ti voglio chiedere, allora, un po' l'evoluzione della Formula E, nel senso che nasce nella mente comunque delle persone, come tutte le cose nuove, questa sorta di sorella minore rispetto alla Formula 1. Te da dentro, insomma, da NLX Way, comunque frequentando piloti, le case che ci sono dietro, cioè, loro percepiscono di essere questa sorella minore o per loro sono allo stesso livello della Formula 1? Ma secondo me era un concetto, è nato come un concetto diverso, un'idea molto ambiziosa di Alejandro Agag, portata avanti dalla FIA stessa, dalla federazione, che ci ha creduto subito. Ci ha creduto tanto, ci ha creduto subito. Non farei dei confronti diretti, sono due cose molto diverse, sono due concetti diversi, i piloti hanno stili di guida oggettivamente diversi, e le vedrei come due percorsi paralleli. Ok, ma secondo te si possono incontrare? Cioè uno può aiutare l'altro in qualche modo? O li vedi comunque paralleli ma che non si incrociano? Penso che probabilmente nel futuro ci sarà un modo di arrivare a convergenza, dovrà essere così. Senti, mi hai detto prima molto interessante, modi anche di guidare diversi. Perché modi di guidare diversi? Perché la risposta che ha un motore di Formula 1 è molto diversa dalla risposta che può avere un motore che usiamo nella Formula E. Hanno caratteristiche diverse, il motore a combustione è un po' più nervoso, un po' più imprevedibile, più frizzante. L'elettronica, la parte elettrica dei motori elettrici è nata per essere più controllabile e ha altri vantaggi, quindi comunque a fronte di questo cambiano anche gli stili di guida. Ma perché devi gestire in modo diverso la potenza, la coppia, cioè sì, proprio l'uscita e gli ingressi? C'è coppia diversa, c'è la coppia che viene scaricata a terra, comunque i pneumatici, l'assetto della vettura è tutto diverso. Quindi c'è uno stile di guida indirizzato nell'ottimizzare quel tipo di, se vuoi, di architettura veicolo. E l'obiettivo è proprio questo, cioè iniziare questo filone, è stato sempre quello di iniziare questo filone elettrificato, dovrai spremere la tecnologia elettrificata. Dico, molto interessante. Senti, un'altra cosa ti voglio chiedere, allora, noi con i ragazzi, insomma, quando siamo in live, chiacchieriamo tanto, ovviamente la parte di videogiochi e tutto quanto, prima di andare a sbattere sui simulatori, c'è un po' questo, forse un po' un pregiudizio, che gli ultimi 10, 15, 20 anni i giovani si stiano allontanando dal concetto dei motori, delle vetture, cioè non tanto quando ero ragazzino io, ma già mio padre e così via, erano persone che provavano il gusto a sporcarsi le mani anche nelle proprie macchine. Passa un po' questo pregiudizio, con la macchina elettrica si perderà un po' quel concetto di che un po' si ritrova magari anche nelle competizioni. È un pregiudizio, cioè noti questa cosa qui o secondo te no, la passione per i motori va comunque avanti? Il motorsport in senso lato è cambiato negli anni, perché è nato come un'attività molto, scusate il termine improprio, da garage. Esatto. E poi è diventato sempre qualcosa di più strutturato, complesso, difficile da gestire. Diciamo che questa tendenza non cambierà, resterà così. Quindi è naturale che ci sia un po' di disaffezione. È qualche... quello, dico. È una cosa che notate? Sì, sì. Poi è anche vero che le generazioni, le nuove generazioni, hanno giustamente bisogno di stimoli un po' diversi da quelli del passato. Quindi anche il formato, se vuoi, dell'entertainment, del divertimento, deve necessariamente adeguare. E quindi lo scopo sarà quello di trovare il giusto allineamento tra quello che viene dato col motorsport e quello che viene assorbito. E il nostro lavoro, il nostro compito è appunto arrivare a questo nuova sintonia, questo nuovo incontro, fra virgolette. Senti, allora parliamo un attimo anche di simulatori. Qui avete questo simulatore, tra l'altro fighissimo, con la scocca, con i pistoni, tutto triplo schermo e tutto quanto. Questo quanto per voi è un modo per avvicinarsi ai giovani? Quanto secondo te magari è anche una cosa che va in parallelo come prima Formula 1 e Formula E? La simulazione in senso esteso è uno strumento fenomenale, passando dallo sviluppo fino ad arrivare al divertimento. Il nostro lavoro, il gran lavoro che facciamo nel motorsport è creare anche dei modelli. Okay. Modelli che poi possono essere implementati nei videogiochi, nei simulatori e così via. E penso che sia uno strumento molto forte per avvicinare, come dicevamo prima, le nuove generazioni al motorsport, e sempre di più mi immagino che ci sarà un utilizzo ibrido, okay, dove magari una parte del divertimento viene fatta off-board e poi si monta sulla vettura. Ah, quindi tu immagini proprio che il pilota si allena o va un po', esagera di più sul simulatore e poi va in pista proprio? È una cosa che personalmente ho visto, io ho un background, ho lavorato in BMW, in Ferrari per tanto tempo, in McLaren, quindi ho visto comunque questa vicinanza, cioè l'utilizzo del simulatore è uno strumento molto forte perché ti permette di intercettare qualcosa, non tutto, perché certo, la simulazione è sempre dei limiti, però ti avvicina. E quindi poi questa cosa la puoi riportare, fra virgolette, anche in pista. Quindi un po' l'idea che
giocare molto al simulatore, perché per esempio questa è una cosa che fa ridere, ma si trova tanto per esempio sui simulatori di volo. Ultimamente c'è un simulatore di volo importante e ci sono molti piloti che dicono: guarda, io mi alleno in qualche modo, cioè non è così lontano dalla realtà. Dico, secondo te quindi è una cosa che vale anche per il simulatore di guida? Cioè alla fine guidare con un simulatore, giocare tanto con un simulatore in qualche modo ti può predisporre a gestire meglio la strada? Sì, sì, io sono convinto di sì. Ho visto tante, in passato, tante applicazioni, soprattutto per la Formula E, dove i piloti professionisti comunque usavano dei simulatori almeno per capire il circuito, perché il circuito, certo, se non hai possibilità di girare, come fai, ti ci vuole un simulatore. Diciamo che quello è il primo passaggio, ma poi c'è tutto il resto, proprio la gestione del veicolo, la potenza e tutto quanto. Quindi lo vedo veramente come un passaggio fondamentale. Sono collegate. Sì, sì. Molto interessante questa cosa. Allora, oggi c'è la gara, sia oggi che domani, oggi 15, quindi fra pochissimo inizierà, domani sempre alle 15. Poi come funziona? Vi sposterete? Poi ci sposteremo, ci saranno le prossime tappe. Quello che noi facciamo è seguire dappertutto il campionato. Ovviamente, come potete immaginarvi, è un'attività abbastanza importante. Sì, con tutte, perché la cosa che mi piace spesso condividere, questo mondo è bellissimo, affascinante, però immaginate quanto lavoro c'è dietro, soprattutto sulla parte della pista. È incredibile. La tecnologia spinta così all'estremo è molto bella, ma il difettuccio di essere veramente al limite nella sua affidabilità, anche gestione. Quindi resto sempre affascinato da questo mondo, perché è l'eccellenza della tecnologia. Molto bella questa cosa, assolutamente. Sono d'accordo con te. Tra l'altro, un posto è bellissimo, dicevi il lavoro che c'è dietro, cioè entri, vedi, cioè a tirarlo su in pochissimi giorni, a rismontare tutto, deve essere veramente un'impresa titanica proprio. Sì, sì, sì. L'ultimissima domanda che ti faccio. Si spera tutti di essere a fine pandemia? Siete speranzosi che insomma finalmente si riparta, si riesca a riandare avanti tutto l'anno, il prossimo anno e così via? Sì, abbiamo vissuto un paio d'anni molto difficili, perché abbiamo cercato di continuare, di portare avanti, certo, questo, perché era anche un po' modo per far sognare un po' è tutti, vero, no? È vero. E ci siamo riusciti con grosse difficoltà, perché immaginate che magari una tappa che fino a era programmata per domani, doveva essere spostata, cancellata e spostata chissà quando. Con tutti i costi, poi immagini infiniti. Costi, difficoltà, cancellazioni. Certo che questo adesso sta sbagliando. E quindi siamo fiduciosi. Speranzosi. Mi piace, ringrazio moltissimo Valentino Michele, è stato un piacere. Noi continuiamo il nostro giro qui a far vedere questo spettacolo, veramente. Grazie mille. Grazie, grazie a voi. Allora, pausa. Francesco è scappato, è già andato a mangiare, conoscendolo? Ce lo siamo persi. Ah, laggiù. Noi andiamo, ci prendiamo da bere? Cosa c'è? Sto riprendendo. Ah, sei così ammutolito, non ti capivo. Allora, molto interessante, molto figo tra l'altro tutta la questione, ma immagino che dovrò pagare io come al solito, no? Cioè, no. Alessio la prende una birra, ma c'è pure la frittura. Smuti per favore, Alessio. La prende anche Alessia una birra? La prende una birra? Paga papà, io ho portato Pierpaolo perché paga papà. Ciao, allora, quattro birre. No, aspetta, intrattenete. Fai un balletto. No, ma non ti sto riprendendo. Io sì, però. Lui sì. Lui mi dà la coerenza. No, dai, adesso è bella. Birretta rinfrescante. Assolutamente, dopo la mia debacle clamorosa. Nella sala dello stress e la presa per il culo della scalata. Tu pensa, mio nonno aveva un affare che creava elettricità girando una manovella. Quello che si sente. No, non siamo noi, non siamo noi. Cioè, aveva questo affare che tu giravi la manovella e creava energia elettrica sufficiente per accendere una lampadina. Si chiama dinamo, non la conosci? questa tecnologia avveniristica. Tu pensa che mio nonno aveva anche un affare che si attaccava alla ruota della bicicletta. Ma tu stai riprendendo te stesso o me? Ah, stai riprendendo me stesso. Allora no, io riprendo, no, faccio lo swap, faccio il facecam anch'io. Insomma, mio nonno aveva anche questo affare che stava attaccando alla ruota della bicicletta. Incredibile. Poi, cioè, eri avanti anni luce. Creava perché, la luce. Perché è degli anni 1990 la creava bicicletta. Creava la luce, però. Assolutamente, assolutamente. Ecco, tu facevi comunque in quella stanza, hai fatto meno elettricità. Di tuo nonno sulla bicicletta. Esatto. Ci sta, ci sta. In salita. Ci sta, ci sta.
Tanto c'è... Però chi secondo te, perché pur avendo una massa importante, un baricentro basso, ho prodotto così poco in elettricità? Perché mi muovo in maniera troppo sinuosa, no, troppo aggraziata. Sì, in chat dicevano che sembravi una scimmia problematica. Una scimmia, un macaco problematico. Sì, un babbuino, quelli cosa hanno quelli del culo rosso? Quello è un macaco. Il macaco, è il macaco, no? Ce ne sono due adesso. Perché non ci sponsorizza anche Heineken? Adesso glielo chiediamo. Prossimo Stavo anno. Aspettando quello proprio. Poi l'altro alcol e motore, benissimo. Cioè, adesso sì, adesso sì. Grazie mille. Adesso è proprio... Grazie, prego, perfetto, grazie mille. Allora, di chi stavate parlando a parte il macaco? Ah, no, c'è del macaco. Del macaco. Grazie. Grazie mille. Mettiamo su un tavolo. Un brindosi. Un brindosi. Non si manco più parlare, un brindosi. Il brindosi. Un brindisi. Hai visto questo qua? È chiaramente un riferimento al tuo pene, eh? Guarda. Stand tall and proud. Guarda, questo tavolo sta bello dritto e orgoglioso, eh? Vedi? Te lo dovresti stampare sulla maglietta, secondo me, Alessio. Oh, Pier, mi raccomando, pranzo aziendale, si scarica tutto. Si scarica tutto. Infatti avete visto qualche storia ricevuta, eh? Tra l'altro, e allora... Possiamo... Quanto costano 4 birre al pad? Quindi... 24, 6 euro l'una. Ma non male. No, sono buono, dei buono. Gran pe... Tra l'altro, non so se hai fatto caso, che la DIP era super... Ma 6 euro, buon prezzo. Beh, schifa noi, grazie. Schifa noi, paghi in euro, manco ci arriva la birra. Dicevo, la cosa è un'altra. Non so se hai visto la tipa, perché io ho chiesto, voglio la ricevuta, e mi fa, però ti dovrei chiedere il numero di telefono. Era vergognosissima, pensava, cioè, magari c'ha pure che mi diceva, ci stai a provare. Ma perché voleva il numero di telefono? Per mandarmi la ricevuta. Mi ma fa, qual però... è la quella di Alessio? Non ci ho pensato, gli ho fatto, però ti dovrei dare, mi dovresti dare il numero di telefono. Va bene, te lo do, non è un problema. Però c'era rimasta malissima. Ma facciamo sto brindisi o no? Che non lo so, c'è pure che lo ascoltano, che lo guardano. L'hai rotto? Ma che non so, non sai che sta facendo. Perché sta lì, sta cercando di farsi circolare. Vai, mettili lì. Prosit. Possiamo dire chi è adesso? Possiamo dire sì, Eric Duane. Questa cosa orribile. Ma insomma, parlateci un po' di voi due. Parlateci di questa coppia, dai. Non si può, non esiste nessuna coppia. La prima volta facciamo vedere un dietro le quinte importante. No, dai. Non si può. Beh, non si può così. Finché non sarà compiuto, però posso dire che abbiamo due bellissime bambine gemelle. E sono quelle, che adesso cosa hanno già 11 anni. Mazza, oh, avete notato nascosto bene questa cosa per 11 anni. 11 anni, e devo dire che mi vogliono molto bene. Come ho pubblicato di recente, ho pubblicato un messaggio d'affetto che mi hanno mandato, che era: hai la faccia del sedere. Sì. Deve essere una forma tipo una faccia da sedere, sì, cioè, una faccia da culo, sì, però era la hai la faccia del sedere. Sei cattivo. Perché sei così cattivo? Potresti essere più buono. Esatto. Ci sta. Perché sono un padre che ci tiene la disciplina. Esatto, di quelli vecchi stampo. Vecchi. senza stampo, sei uno di quelli vecchi. Luca è passato un corso irlandese che non si reggeva già in piedi per l'altro. Alle 3. È quello con la bandierina sul cappello. Guarda il caso, è proprio quello con la bandierina impiantata sul cappello. Ma dove? Ma è passato. Come procederà la nostra... Allora, lo step numero uno, devi riuscire a tirar fuori la bottiglia da là. Greener way to chill. Cioè, sì, devi entrare, devi far cadere e poi devi con la manovella riuscire a tirarla per sopra e prendere al volo. Ma sei sicuro? Sì, certo, sono sicuro, 100%. L'ho già fatto 3 volte quando andavo con gli amici. Dove andavi? All'Euro. Perché questa amica sta qui sempre? Sta sempre in questo posto, la lasciano, è residente qui. Ma no, rimane solo il prato. C'è solo il chill station. Mi spieghi che cos'è? Serve praticamente per raffreddare la birra. Quindi tu la butti dentro una sorgente d'acqua fredda. Non lo fai mai in spiaggia, quando vai in spiaggia per raffreddare da bere? Il cocomero? Sì, te lo metti nell'acqua. Esatto, uguale, lo metti nell'acqua. Quindi arriva fino in fondo. Vedi, arriva fino giù. Chiaramente la bottiglia... Sì, non è difficile. Prendi una bottiglia, la fili da sopra, cade ovviamente fino giù. A quel punto con la manovella generi una turbina di acqua interna, un movimento tale col riscaldamento dell'acqua,
quella tende a salire. Che bello, perché nessuno ha il coraggio di dirgli che non può fumare qua, lo stanno guardando tutti. Perché? È vero, è vero. Spiegami il riscaldamento dell'acqua. Perché girando la manovella produci calore, come è la base anche di qualsiasi, girato, di tutto, eh? Girando la manovella produci calore. Una turbina che gira scalda l'acqua, quindi genera una depressione dell'acqua che fa salire la bottiglia. Quando arriva sopra, tu la devi prendere al volo. Non sto scherzando, ma perché non mi devi credere? Non puoi fumare comunque, non sanno più come dirtelo, eh? Cioè, è pieno di gente che gira intorno a te, per ripreso, e per educazione non te lo dice. Solo perché sono straniero. Perché no, perché c'era per casa. Esatto. Puoi spegnere da bere, per favore? Puoi spegnere la sigaretta, che è vietato? Spegnila dentro alla birra e poi bevi la birra. Non riesco a capire lo scopo di scaldare l'acqua per far, come fare la birra. Come la... No, capisci in cazzo, allora. Tu fai cadere la birra da sopra. Quindi l'acqua è fredda. La temperatura ambiente. È fredda. Perché è fredda? Perché raffredda la birra. Ma come è stata raffreddata l'acqua? Vedi, guarda. Ma come questa è refrigerata, non lo vedi sotto che è refrigerata? Non lo vedi che è refrigerata? Guarda che c'è tutta la condensa sotto. Guarda la condensa nel tubo. La vedi la condensa nel tubo? Fammi sentire Savino. Savino? Ma che fammi sentire Savino? Ma mica stiamo a... Che è Savino? Nicola Savino? Tu male, il microfono e la telecamera. Che significa Savino? Ma ti ha chiamato Savino? Non si sa. Ma non lo sai, impazzito completo. Savino. Ma non è incredibile, guardalo Savino, chiedilo a Savino. Come qualcuno ha detto, è incredibile, l'unico essere umano a cui il nero non spina. Eccolo, lo provi? No, devi prima devi prima buttare la sigaretta. Alessio, hai rotto le scatole. Devi mettere la birra, Alessio. Niente, non ce la fa, non ce la fa. Giusto per spiegarti come funziona veramente. Sentiamo. All'interno c'è un liquido. No, cioè la vedi quella struttura sinusoidale, quella adelica? Ok, la vedi? La vedi quella struttura di metallo? Tu generi un flusso d'acqua che non è che si scalda, semplicemente crea una corrente che spinge quell'elemento scaldandola. No, su e giù lo puoi mandare. Prendi la sigaretta e provaci. Come mai lo sai? Vedi che stai dicendo una cazzata? Guarda, non lo capisce. Guarda, viene da ridere perché sa che ha detto una stronzata, guarda. Ma non è così. No, non è quello che dice, infatti, non ce la fa proprio. Lo vuoi fare questa cosa o no? Spegni la sigaretta. Adesso dà fuoco alla sterpaglia, guarda, adesso la spegne nel fuoco lì, guarda. E va a fuoco la Formula E al Romaeur. Disastro. Ultima edizione, disastro, Formula E a fuoco. Guarda, guardatelo, vi prego, guardatelo. Guardate dove sta andando. Dove è andato? Non si sa, dietro, è andato in pista. Adesso si sente... Il clacson, che non ce l'hanno. Secondo te ce l'hanno il clacson, queste vetture? No, però dovrebbero metterlo. Dici di no? No. Perché c'hanno il clacson? Vabbè, senti, in più. Per qualsiasi cosa. Ma qui, scusami, tu pensa che la McLaren una volta grattò il colore perché gli dava troppo peso. Per questo, vero? Wow, adesso, ragazzi, adesso ricominciamo. Le McLaren, sai perché sono argento le McLaren? Perché senza colore? Perché la prima volta hanno dovuto grattare il colore ed è diventato il colore tipico della macchina. Questo è chiaramente una stronzata. Aspetta. È vero, guarda, è vero. Ma è vero, ma dicono vero tutti a priori, vai. Ho capito, ragazzi. Vai. È vero. Non devi spingere col dito, Alessio, chiaramente. Ma è stato un abbrivio, per velocizzarci mette 3 ore andare. Ma infatti devi farlo con la manovella, lo devi far scendere. No, scende da solo. Niente, non... scende in automatico, ok. Non devi chiederlo perché così è il cambio di temperatura dell'acqua che la spazza spinge in su, è il movimento. Vai a fare in culo. Io non ho sentito la sua risposta. Ha ragione Serino, sono parti denominate le frecce da ma quindi tu adesso la stai guarda che stai facendo un casino, Alessio, sta cadendo tutta l'acqua, cioè l'hai rotto, ma guarda sta facendo una fatica per girare la manovella, Alessio, e voglio battere il record. Non c'è un record. Oh, via. Ma sembri un pescatore della Norvegia. Non vedo l'ora di essere su un'isola da terra, bruciato dal sole. Un'isola da terra? Guarda che stai facendo, Alessio. No, mentre sbocca fuori. Vabbè, ma così è troppo facile. Non dire mentre sbocca la fuori. Ti fa saltare in aria e la prendi al volo. Vabbè, così. È fredda. È certo che è fredda. No, ancora non ci ho creduto che freddava. Ho vinto la birra. Ce n'hai una intera. Uno ci prova. Effettivamente Dani Camani è piena di te. È molto faticoso. Sembra la faccia della rete della Norvegia, è un pescatore norvegese. Io con Winch sono un fenomeno quando io faccio regata.
Oh, ma è in regata, io sono al winch. Eh? Che bello rivedervi live in giro. Bello, effettivamente. Io sono un campione, ma io le faccio con le cime, io le cime le prendo a mano. Mico sul winch. Con la gamba? Come con la gamba? La cima del fiocco della randa, io me la giro sopra la gamba e poi tiro con la gamba. Veramente? Davvero? È impossibile, forse lo fai in un laser. Se lo fa nella sua marca, non è che gli prende fuoco, per me sì, te la traccia. Noi tu non hai detto quanto mi sono capitato, ma capitato. Perché con la corda ti brucia. La cima. Nave è sempre cima. È la cima. Il mare è cima. Ti bruci, ma il lago? Il mare in lago è sempre cima. In montagna è fune e per strada è corda. Guarda, adesso questa casellina sulla salaria non è vero, dicono. Sì, capiscono cazzo. Quando starei a prenderti la fittura la Ardea, potrai esibire così da chi ti viene a servire. Cioè che mi porta anche una cima. Una cima. Esatto. Se invece sei sul Monte Bianco, mi porta una fune. Esatto. Se invece sei sulla salaria, una corda, 50 esatto. euro. Confermiamo, ma il tosciolone sta sempre lì. Ma funziona ancora, perché io sono gli sgoccioli dell'energia. Ancora pezza. Google sta per iniziare la gara, 2 minuti inizia la gara. Noi adesso finiamo di bere la birra, andiamo in pista, andiamo in tribuna, chiudiamo dalla tribuna. La fatica che ho fatto, assieme alla birra gelata. Ma poi penso questo maglione gli dovrei da fuoco stasera. No, è di cotone. Sì, è di cotone e sudore. No, come no? Non allora. Sono adesso sei uscito da lì, facevi cagare, non dico che sono sudato. Per un secondo, cioè, ma sì, non c'è caldo. Senti, lasciate. Vai ragazzi, adesso è il momento in cui potete fare tutte le domande ad Alessio. Esatto. Cominciamo, facciamo un momento chat. Cosa fai? Sai cosa? Stacchiamo il mio cellulare. Perché? Per caricarlo, lo mettiamo poi in carica? Va bene. Jacopo ci sente. Jacopo, facciamo un pochettino di carica al telefono di Alessio. Vai, te lo spegniamo un pochino. Vai, io leggo la chat. Comunque, effettivamente, ragazzi, come va con Alessio? Alessio è tranquillissima, sta facendo PR. Alessio ha ancora i miei 60 anni. Effettivamente li porto ancora bene, me lo dicono un po' tutte. Sto pensando, tu hai una beauty routine, vero Pierpaolo? Sì, è quello lì. Sei matto? Attacca l'USB A al coso e l'USB C al telefono. Tu hai una beauty routine, mi dicevi, no Pierpaolo? Secondo te, se io attacco sia USB C o USB A, genero una carica infinita? Cioè, cosa succede? Non lo so, non ti posso riprendere mentre fai questa cosa qua. Secondo me genero una carica infinita, secondo me. E la domanda è, lo carica o non lo carica? Sì. No, non dai il più giallo vuol dire che sono in risparmio energetico. C'è il fulmine. Ok. Ale, sei l'anima del gruppo? Sì, Ale, fossi in te, mi infilerei in un box per lo scoop. Quale scoop e quale box? Lo scoop c'è, cioè quello lì che ti trovano, credo sia lo scoop quello lì, credo. Ci sono i box? Mi stavi dicendo le beauty routine, ma sì. Parlate di questo PRI, perché sinceramente non me ne frega un cazzo di questo PRI. Ah, tipo il Grand Prix? Sì, questo Prix. Come non è cazzo? No, però è bellissimo, ragazzi. Purtroppo ho saputo che i biglietti non sono economici, mi sembra che il minimo sia 40 euro. Beh, però costa sempre così, perché capisci che mettere in piedi, come dicevi prima nell'intervista, roba. Però devo dire, io non so, a parte la Formula I, che è la prima volta che assisto dal vivo, io in realtà sono già stato a vedere un paio di Gran Premi a Imola, certo. Ma di Formula 1 proprio? Sì. Come mai? Perché Umberto è appassionato, esatto, lavorando al motor show, aveva i biglietti gratis, entrare quelle robe. Okay. Devo dire che l'esperienza di vedere un Gran Premio live è una delle cose più noiose dell'universo. Ma più della TV? Perché secondo me in TV noiosissimo. Io guardo i Gran Premi, guardo... Per dormire? Poi quest'anno è ripartita un grandissimo campionato, nuovo regolamento, nuove macchine, c'è una grandissima competizione, soprattutto come sono state ridisegnate le regole e le macchine, hanno la possibilità di sfruttare al meglio la scia, perché prima era aria disturbata, adesso col DRS... Era aria disturbata. Era aria disturbata nel senso che la macchina davanti... Perturbata, non disturbata. Sì. Ma come cazzo parli? Ma io veramente sono senza... Ma infatti non capivo che cazzo si fa. Era estremamente perturbata e non dava la possibilità di sfruttare aerodinamicamente il flusso d'aria che era arrivato. Adesso hanno... A un certo punto giustamente ci cacciano. Hanno ridisegnato...
O riprendi. No, ma chi, di chi sta allora parlando? Riprendi. No, definisci di parlare. No. Praticamente hanno ridisegnato appunto le automobili in modo da generare un flusso stabile. Dall'altra parte l'introduzione del DRS, che è questa ala mobile che passa. Quando frena. Che no, non è quando frena. Si carica, cioè hai la possibilità di utilizzarlo in certi momenti, di essere sotto un secondo da quello davanti. E soltanto in certe zone hai il DRS, praticamente l'ala mobile da così che ti dà grip, va secca e orizzontale, voli? Non voli, però puoi superarlo in volo? Non puoi saltargli sopra come il Gattiger. Sarebbe molto bello, però. Pensa se fosse così, però. L'elicottero, sì, perché ti stanno a guardare. Pensa se fosse così, però. Quanto sarebbe più elettrizzante? Questo che cosa, come ha fatto a renderlo elettrizzante? Perché? Chi è dietro ha più possibilità di superare. Poi appena superato, il problema è che hai quello dietro che può attivare il DRS, quindi c'è, devi capire. Ma il DRS però, se non sbaglio, è il downsampling, quello di Nvidia, eh? No, quello è DSR, quello DSR. Hai ragione. Invece il DRS, spiegami. E questa è la mobile. Ho capito, quindi la puoi fare, cioè, e che cosa crea? Il fatto di parlare più a palla? Perché vai a palla, grip, esatto. Però devi stare in curva se ti leva grip. Infatti tendenzialmente si usa prima dell'entrata in curva, roba del genere, superi, e infatti devi scegliere bene dove superare, perché altrimenti metti quello che hai appena superato in condizione di risuperarti. Capito. Però è bellissima, perché questa dinamica la devono ancora capire, funziona bene ed effettivamente c'è un'incertezza e un numero di sorpassi che non si vedeva. C'è l'elicottero in overing, allora, perché c'è la partenza. Allora vai. Sì, ma vabbè, adesso andiamo tranquillo, sono già partiti. No, guarda, stanno facendo... Guardalo. Non sono partiti. Quella non è la partenza. Molto piano. Sono partiti molto piano. Perché non sanno come si va. Aspetta, partiamo piano. Vai, per partire. Che bello, lì si può votare quant'è l'energia che hanno a disposizione anche di Formula 1 di generazione 2. Ah, figo. E tu voti. Ma tu hai capito cosa ho detto? No. Al bicchiere. Quindi dove lo metti? A 2,50. 2,50. Ma se non lo fai vedere. Chi se ne frega, tanto è una roba inutile di Serino. Anzi, di Savino, come lo chiama Alessio. Allora, quindi noi cosa facciamo? Adesso stanno facendo... Ah no, sono in griglia, sono appena... Si stanno posizionando in griglia. Gira. Sto mettendo la voce. Gira. Da ultimo giro. Comunque, vi ricordo che abbiamo Giovinazzi, l'italiano, in pista, e tra l'altro c'è... Là c'è l'elicottero, il puntino che vedete, l'elicottero... C'è comunque una bella un bel team, il team Andretti, di Mario Andretti, che è stato anche protagonista dei primi giochi di automobilismo su PC. C'era Mario Andretti's, però non mi ricordo. Pista. Cos'è Mario Andretti's? Cos'è Mario Andretti's? Il videogioco si chiamava Mario Andretti, genitivo sassone. Quindi è Mario Andretti's. Ma no, Mario Andretti is. No, Mario Andretti is, ho detto, c'è la i. Ma veloce! Vai proprio a disturbare. Ma per cazzo sta elicottero? Guarda che stanno partendo luci rosse. Se cade la testa, noi siamo fottuti. Se cade proprio, siamo morti. Solo noi tre sotto l'elicottero. Esatto. Tre morti, noi tre che stavamo a prendere la birra sotto l'elicottero. Proprio vedi che sono partiti piano. Che dici di no? No, adesso sono partiti. Ma sentite il rombo? Sì, ma voglio andare in tribuna. Appena adesso riesce a stare a sé, io non si dice il rombo di motore. Perché? Non ho controllo di questo. Ma che faccio? Ti sei strozzato con la birra. Siamo nella parte lenta. Ma com'è qua? Mamma mia, che vecchio! Prendi la chat. Ce la fai? Addirittura? Ma che hai fatto? Sei andato di traverso la birra? Sì, perché volevo fare l'ultimo sorso veloce per darti il bicchiere. Mi dico qua, ho sentito una pressione. Ma c'è tutta la birra nelle sopa. Hai veramente un problema. Guarda, ti anche io stanno guardando una persona come un vecchio. Ti rendi conto? La birra nei Vai. Cos'è questo? Che cosa sta attaccando? Vai.
Stanotte vedi come dorme Alessio. Vai. Oh. Adesso aveva palla, eh? Mamma mia. Lei c'ha l'S22 Ultra, lei, eh? Quindi dice? Beh, comunque sarà ricca, insomma, c'ha l'S22 Ultra proprio. Magari gli hanno regalato per la laurea. Dici così giovane? No. Dovrei annusarla per capire l'età. Se vuoi vado lì ad annusare e capisco l'età. Fai cagare. Chi è? Ah, adesso devi partire, Alessio, devi partire, te l'ho fatto incontrare la rovescia. Full course, eccolo, eccolo. Poi lo sapete come funziona? No. C'è una roba fighissima, praticamente ci sono dei tragitti, che ne so, ci sono delle curve, dove tu puoi fare la curva normale, quindi col punto di corda che ti consente di andare il più veloce possibile, ma hai la possibilità due volte all'interno di una gara di prendere l'itinerario più largo. Quindi tu perdi i secondi, ma quell'itinerario più largo ricarica la batteria. No, ti permette di sfruttare un turbo di 4 secondi. Cioè, è proprio F0. Dove lo prendi il turbo? Lo capisce il sistemone, cioè tu hai preso quella parte lì, perché poi in... sai perché lì c'è il turbo, prendi lì. Cioè, che è sta cazzata? È vero. Come fa parte istantaneo il turbo? No, tu poi lo puoi utilizzare, lo attivi quando vuoi. Ma perché non è così? Ma chiaramente, Alessio, ma facciamo, andiamo diretti e poi rientriamo? Jacopo, ci confermi che sia tutto a posto Alessio che è riattaccato? Ok. È vero, ma ha ragione. Ma non è vero, ma chiaramente è vero. Ma loro dicono sempre che è vero quello che dici, purtroppo, però. Purtroppo Serino ha ragione. Scusa, Alessio, che stai facendo? Le cazzate di Serino sono sempre vere. Recuperiamo la roba allora. Partiamo il giro. Ah, non abbiamo fatto il simulatore per niente. Vabbè, facciamoci una gara al simulatore, dai, che non c'è. Facciamo una gara al simulatore e poi andiamo, dai. Andiamo, che non c'è nessuno, vai. Chi inizia? Te. Così io imparo la pista. Andiamo, fra, simulatore. Io non credo che ci entro. Ma dai, io non ci entri, dai. Prova. Ma fai non entrare nel simulatore. Dai. Non è io non posso entrare là. Ma certo che entri, Francesco, non esagerare, non sei un gigante. Non sono entrato in una macchina Formula 1, ci ho già provato. Francesco, è impossibile non che sono un gigante. È ampia, guarda che c'è un sacco di spazio sopra la terra. C'è dentro un Umpa Lumpa. Ma no, dai, c'entra per forza. Io non c'entro. Ma come non c'entra, ragazzi? Ma sì, che faccio entrare? Ma vogliamo farlo di là? Come facciamo? Alessia, dove allora raccontiamo un pochino però quello che vediamo. Stai riprendendo? Allora guarda, Serena ha ragione, sì. Vabbè, è facile così. No, è vero. Allora quello che stiamo vedendo qui, stavamo dicendo, qui è un simulatore. Fai vedere un po' la carlinga, Alessio. Scocca proprio chiaramente da Formula 1. Ragazzi, io non c'entro là, diteglielo voi. Ah, pistoni idraulici dietro, quindi vedete, si muove sia è basculante lateralmente, sia cioè in modo orizzontale, perché ha questa barra che si muove orizzontalmente, sia i due pistoni per far sollevare e scendere la vettura. Ah, il triplo monitor, tra l'altro il triplo monitor è fighissimo, perché è perfettamente in parallasse le ruote. Sì, le ruote sono fighissime, sono perfettamente in linea con la vettura, cioè anche ti danno l'idea che prosegua la vettura. Anche se quel muso a 2 mm dallo schermo mi mette un'ansia. Che si sbatte contro la buca. Esatto. Setup a tre schermi, dicevamo, questo è assetto corsa, mi dicevi? Questo è un assetto corsa con una mod. Con una mod che ricrea questo circuito dove esatto, sono corretto. Esatto, questo qua è l'Eur, lì ci sta, ci abita zio. E qui ci sta la curva delle acque minerali. Lì ci sono gli amici. Esatto, solo dopo le 19. Allora lui chiaramente non puoi fare peggio di lui, guardandolo così occhi ti direi che non puoi fare assolutamente facile. In che senso? Che non è facile. Non è facile se non è il manico. Ma cioè tu sei già pronto per la Formula I? Beh, dove pensavi che Formula I. Certo, come di Formula E. Formula I. Ma c'è tutto sto verde all'Euro.
oh, euro il quartiere Giardino, poi ancora state a pensare che lì dove stai te è il miglior quartiere del mondo. Ma scusa, ma così tanti alberi ci sono? Oh, ma questo è... Ma ricordo tutti. La foresta del mi sembra un po' il bosco dell'euro. Comunque il quartiere Giardino si chiama. Sei, cioè, se dovessi esprimere un tuo giudizio, sei contento che sia stato costruito così durante l'epoca del fascismo? Sì, 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 sì. Perché è stato costruito da grandissimi architetti. Bravo. Con esposizione universale, quindi è proprio il non plus ultra di quello che potevi fare a quel periodo. Lo sai che il progetto è stato completato al 97%? Manca un enorme arco che non è mai stato fatto, che non è mai stato fatto, perché mai... poi scoppiò la guerra. Esatto. No, poi dai, che scoppiò poi. Poi entrò l'Italia in guerra perché era già scoppiata. Sì, però con... E non l'hanno mai fatto neanche dopo? No. Come mai? Perché era una cazzata già dall'inizio. Ah. No, sarebbe stato bellissimo. Lo sai qual è il fatto? Che probabilmente sarebbe stata una roba momentanea solo per l'esposizione universale. Ma Serino è laureato in architettura fascista? Sì, no, è laureato in fascismo. Nel senso architettura, in generale. Esatto, io penso al cittadinanza Sabaudia. Vai, non sei il primo. Ah, dai, no, cioè, chi si... Allora, ancora, chi si emargina dalla lotta è un figlio di na? Mignon. Vai. Sì, cioè, ma dai che sei? Cioè, ma questa tua convinzione che tu non possa... Dipendi le gambe. No, oddio. Tu ti riprendi la faccia e io prendo lo schermo. Sì, ma mentre si muove proprio. Oddio. No, ma non c'entri. Ma certo che c'entri, metti giù ste gambe. Vedi che ti... Quanto sei, te li inventi tutti per non correre. Aspetta, eh? Però il freno è duro. È un freno? Ah, perché ancora non si è attivato. Mamma mia, sono Nigel Mansell. Lo sai che a Mansell, per quando è ritornato in Formula 1, hanno dovuto... Le cazzate anche a lui, spiegami. Non è interessato. Mansell, quando è ritornato in Formula 1, per l'ultima volta, hanno dovuto allargargli l'abitacolo, perché non c'entrava più. Fece schifo e fu il suo ultimo anno in Formula 1. Grazie di questo aneddoto. Hai visto che sta facendo anche finta di essere interessato? Lui è incredibile. Lo sapevi? No, ma che gli fregava un cazzo, giustamente. Se ne fregava un cazzo. Francesco. Interessante, però. Allora, come... Francesco sta facendo lui con la tastina, eh? Ma lui col volante o li metti i nomi, le lettere, la mette le lettere col volante, come il Virtua Racing. Certo, bella quella roba lì, non vedo niente, non vedo niente. No, stiamo simulando, com'è che si chiama il pandone in mezzo dell'alo. Sì, però l'alo loro vedono. Questo è quello che sei mai entrato in una monoposto vera, quindi non lo puoi sapere se vedono. Faccio una breve spiegazione. Vai. Allora, adesso nella monoposto trovi la sfera. Ok, la sinistra trovi il freno. Il freno, simulando la Formula E reale, si indurisce. No, ha un'escursione minima. Ok. Quindi ed è molto sensibile. Quindi lo devo proprio sfiorare? No, devi frenare molto deciso, 30-40 metri prima delle curve. Ok. Il volante ha un force feed che simula le sensazioni di guida. Sì. È importante che tu non lasci mai andare, a prescindere. Certo. Non devi mai lasciare andare. In pista ti uscirà una traiettoria consigliata. Ok. Ti consiglio anche io di seguire. In cui nelle parti in cui è verde è consigliato accelerare, nelle parti in cui è rosso è consigliato frenare. Certo. Ok. Nelle parti gialle è la tua cosa, corri con gli occhiali, sei famoso perché fai le gare con gli occhiali da sole. Tu sai che c'era un pilota che chiamava il Cavezon. Quando finisci di spiegare, ti prego. Per via della grossa testa, il Cavezon, veramente. Ci credo. La finita. Se dovesse servirti con le palette, naturalmente cambi le marce. È vero, una macchina elettrica non hai le marce, hai solo marcia avanti con la destra, marcia indietro con la sinistra. Ok. Ti metto il foglio. Quindi, ma se faccio l'incidente, la polizia, l'ambulanza viene? Dipende quanto, cioè, è se grave, mi faccio male, è grave l'incidente. Ok. Se dovessi farti eccessivamente male, noi Futura Sport andiamo nei casini. Ok. Va bene. Te lo sconsigliamo. Vado piano. Ok, bello questa cosa, io non vedo niente. Ma dai, come bello vedere nulla? Cioè, ragazzi, me lo fate, riprendete questa cosa qua. No, tu riprendilo bene. No, riprendilo da dietro. Riprendetemi, no, perché così la gente sa che io non vedo lo schermo. Vai. Dai, okay. Metti la prima con la paletta di destra, arriva in fondo alla corsia dei box.
gira a destra. Ok, arrivo qua. Come gira a destra? Oddio, non giro però, perché tocco la coscia. Okay, quindi... spingi ancora avanti quei talloni. Ok. Adesso sto a cadere. La traiettoria. Posso andare? Accelera. Posso andare? Se vuoi. Sei già 30 secondi, eh. È il giro di lancio. Vabbè, due cibi. Almeno così, la fare da 4 minuti a testa. No, ah! no, fai due cibi. Il secondo giro è quello vero, questo è il giro. Cioè, questa guida un po', è la prima volta da, che da povero signore vecchio che gli vibra la testa, però il vecchio col cappello, io non riesco a stare fermo, vai dritto, ti muovi tutto continuamente. Buono questo, però il giro di lancio non è un problema. Facendo? Vai indietro, ma c'è la retro. Sì. Ma questo non è il posto giusto. Sì, vai, giusto. Vai, torna in strada. Ma dove stavi andando? Vai! Stai andando a casa mia, la tangenziale. Ma lo vedi che non riesce a stare dritto? Perché Jacopo ci ha mutato? Cioè, perché siamo qua, ha dato il microfono a me. Ho capito, però è un peccato, perché si sentiva Francesco che imprecava. Ma neanche in Formula 1 fanno delle riprese così, eh. Veramente bravo, iniziare il secondo giro, iniziato. Questo è il time, questo è il tempo. 6 secondi del giro buono. Questo è il giro buono, Molto stretta quella curva lì, ma è andata ai box. Che cos'era? Sì, è entrata in box, ha preso il tutto. Quello diceva lui, c'è il tutto. Pure il tutto, fra. Sei un fenomeno comunque, Sto usando il turbo o no, Frecce? Non lo so, non mi ha detto che c'è una. Cioè, del tearing sulla gomma destra comunque, Molto sì, sì, la sulla spalla della gomma destra. Probabilmente non c'è il VRR. Chiedo la configurazione con quello fa girare. Chiediglielo, dai. Ma guarda che cazzo di cavo. Chiediglielo, prendi il microfono. È qua, lo sa. Sai il PC su cui gira, qual è la configurazione? È a 7 volte il gioco. Sì, ma il PC proprio, non sai che PC è. A livello di potenza, no? Che scheda grafica c'è ora per il gioco? Il monitor è bello, perché è figo, perché c'ha anche tutti i settaggi, hai visto la forza G? C'ha tutta... Sì, sei quasi arrivato. Ah no, ancora manca, stai a metà, no, vai. Questa è quella che si è entrata in box. Adesso stai a parcheggiare invece, fra. Guarda lì, perfetta, l'ho fatta, giù calò! Francesco, non si sa. Perché l'hai chiuso, Iago? Si sta scaccolando lì in regia, invece di mettere l'audio di... No, dice di no. Uno, una caccola sola, va bene, una sola caccola. Beh, comunque è un circuito complesso, perché sì, ha questa chicane strettissima, ha quei due tornanti che sono veramente da prima. Mamma mia, Mario Andretti! Mamma mia, sapevissimo! 2:10, basta, è finito, fermati, 2:10 il suo tempo,
Attento, 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 fermo, 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 che fai cadere tutto, conoscendoti. Devi fare nulla. No, mi si sta per scaricare il telefono. Anche per me, guarda che non riusciamo più a andare, io sono al 5%. Non so, al 10. Esci. Esci, bra. Dai, aspetto. Dai che aspetto. Non abbiamo più batteria. Ho capito. No. Mi aiuti. Dai. Ecco, ecco. Adesso andiamo al contrario, invece il Nano Fantasy, vai. Tocca al Nano Fantasy. Sì. Lasciate, guarda la chat. Ma che sei disteso te? Ma cos'è? Ma che è? Una macchina con la testa? Ma cos'è? Una vasca da bagno, Alessio, cos'è? Ma Alessio, ma è una vasca da bagno sei diventato? La Alessio, non si sta così. Dopo te ne accorgi. È molto Alessio, Alessio, non puoi stare in questo non modo. C'è, non mi vabbè, posso okay, nessun vabbè. Modo. Fai la vasca da bagno, te. Non vuoi il microfono? Certo. Devi riprendere lo schermo. Sì, ma tu devi essere microfonato. È questa? No, commentate voi. No, Paolo, commentate. Sembri, non c'è un... sembri un super cucciolo. Io non dico niente. Non ti preoccupare. Non fammi mettere il microfono, per favore. Anche se sei concentrato. Super cucciolo. Alessio è nascosto dentro l'abitacolo. Tanto è partire il sondaggio, eh? Se riuscirà a fare meno di 2 minuti e 10. Zero, perché io non ho sentito niente, ma molto banalmente, cambio manuale. Allora, aspetta, sai che faccio? Ricordaci di dirci il tempo di Alessio, che qua si scommette pesante. Mi leggi un attimo questo? Leggi un attimo questo. Sì, sì, ragazzi, vi daremo tutti i punteggi, ragazzi, il secondo giro ero già assolutamente padrone del mezzo. Comunque è un super cucciolo, guardate che super cucciolo. Infatti l'ho messo in carica. Sembrano adesso due macchine diverse. Sono due macchine diverse in realtà. Poi adesso è poco competitivo, tra l'altro. Hai visto dove è partito? Mamma mia, si vede subito. Guardalo. No, ma guarda la dovresti vedere la ripresa, quell'altra ripresa in cui neanche entra nella ripresa, tanto è basso, tanto è cucciolo, esatto. Il peggior puttantur che ho mai visto in vita mia. Com'è la chat? Dicono, dice che magari le live fossero tutte così. Addirittura? È bello, bisogna divertirsi, un sacco di cazzate. Prossimo Gardaland. Prossimo andiamo a Gardaland. Mamma mia, lei sembra c'è un Overcraft. Tanto ora come giri, eh? Però è bello, Gardaland. Oh, bravo, bravo Alessio, eh? Guarda che bravo Alessio, eh? È bravo, è sì, bravo. Sì, sta a fare super gara, eh? Guardalo, guardalo. Guardalo. La faccia, sì, sì, sì. La faccia affogata dentro alla carlinga. Mamma mia, Alessio, guarda. Personal, dicono. Guarda che veramente guarda. Alessio, oh, beh, se il giro di riscaldamento Alessio andrà benissimo, eh. L'ha già fatto però quella. Ah, no. Difficile. Sì, sì, sì. Beh, però scusami, lui ha visto me che andava, ha memorizzato subito il circuito. Ecco, vedi quando ha visto, ha memorizzato. Perché c'ha la memoria di un pesce rosso. Quindi può memorizzare solo tragitti molto brevi. Le ultime due curve. Poi basta. È come il replay di Forza. Esatto. Bravo Leo, un flipper, vai. Vai, un flipper, vai. Op. Hai visto che tecnica Alessio, rimbalza sui muri. Adesso fra poco te lo dico io. Ragazzi, che gioco è? Adesso. È questo. Vai, partito. Corsa, sei partito. È assetto corsa con una mod per la Formula I. Col circuito proprio dell'Eur. Così sembra, ma poi adesso il Mugliaro l'ho riconosciuto. Hai fatto 2:18 sul giro di warm up, Alessio?
concordo, bella live, vabbè, vi seguo sempre in differita. Alessio, vai, 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 Alessio. Hai un meno all'intertempo, adesso ti dico. Preparati, Alessio. Qui sbaglia, qui si ferma. Alessio, è un meno 6 secondi, meno 6 secondi, Alessio. Possiamo lanciare il moscerino in faccia? Sì, 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 sputagli anche. Alessio, c'hai un meno 8 secondi adesso, guarda, guarda che sta, il tempo rischia di essere migliore del tuo, Francesco. Lo vedo da qui, rischia, eh? Ma perché lui ha guardato, ha già visto. Io ho fatto un giro alla cieca, blind run per me. Allora, in realtà in questo momento è proiettato su un 2.11, quindi per un secondo potrei... 2.10. Sei proiettato a 2.11, Tu hai fatto 2.10.5. Eccolo, ti sta raggiungendo, Alessio subito dai piedi. 42, no! Le gambe della donna. Alessio subito ha scelto di andare a vedere il tipo, Ti ha fatto proprio il trucco, Alessio. Ti ha fatto il... Ma che fai? No, vabbè. Squalificato, Alessio, squalificato. Vai, corri, ma fa schifo. No, basta. Squalificato, Alessio. Cioè, fai schifo, Alessio. C'era un ragazzo un giovane che arrogante ha detto che ha fatto meno di me, però ha fatto 3 giri, quindi l'ho mandato a cagare. Hai fatto bene, Alessio. Fa schifo questa cosa che hai fatto. Mi si è spento il cellulare. Fatti dalla power bank da... Ah, 2.20, Alessio, proprio che fail, Alessio. 2.23, che schifo. No, veramente che fail cosmico. Scusa, accendi, però guarda della la chat. Aspetta, 20 secondi. Proprio Alessio, veramente 2.35. Siamo sul confine del 2.40. Cioè, del crollo. Vabbè, che schifo. È un po' quello che accade così nelle sue avventure sessuali. C'è un inizio schioppettante e poi... che ci sia il record. Ma guarda che merda, 2.50, cioè veramente deprimente proprio, deprimente. Gara deprimente proprio. Che schifo, guarda. Ma c'è... 3 minuti adesso. È scattato adesso il 3 minuti. Ma poi si era fermato sulle gambe a vedere il pacco del tipo. Sì. È stato sparato sul pacco del tipo. Cioè, è partito come voglia di vincere. Ed è arrivato. Come voglia di spintere. È così. Yeah, guarda, proprio niente. Guarda, di nuovo dal tipo. La retromarcia, Alessio, retromarcia. Vai, piangi Alessio. Non lo vuole non lo voglio fare. Più fare, piangendo, visto non lo voglio più fare. È così, 3 minuti e 30 in questo momento. Ma vedi quello è il monumento a cazzo mio, 3 minuti e 40 ora. Che schifo, mamma mia. Alessio esce che non ha più il labbro sotto. Perché? Perché il tacco di... Lo vedo, no? Si è divorato il suo stesso labbro. Ha perso un labbro? Sì. Mamma mia, che schifo. Guarda, 4 minuti ora. Mamma mia, che tempo. Ha fatto il doppio di te. Ma con 4 giri però, scusa. Sì, 16 giri ha fatto, tipo. Cioè, 16. Eccolo, giri. Finisce a 4.10. 4.10. Basta. No. Faccio l'ultimo. No, fammelo fare. No. Hai fatto 4.10, Alessio. Deprimente proprio. Deprimente. Scusa, 4.10. Hai mai visto un video un giro così deprimente? No, guarda, l'ha detto anche lui, conferma. Non lo aiutare. Lui? 2.18. Qua come stai riprendendo? Vedendo se il pilota. Vabbè, però mi hai rovinato tutto. Cioè. Eccolo, ci siamo. Tu che aspettative hai? Come ti sei sentito? No, sono molto infastidito, io odio questa cosa, io sono molto competitivo. Ho sbattuto, voglio fare un altro giro. Cioè, odi perdere?
Sì, assolutamente. E vincere ti piace? Sono al 5% di batteria. Ma tu me... pensi di saper più vincere o più perdere? Allora, io so più vincere, ma purtroppo sono abituato a perdere. Cioè sei più allenato a perdere, sì, esatto. Ma hai studiato per vincere. Esatto, esatto. Comunque miravo la vittoria. Ma chi era? Ma chi era? Era per non fargli sentire le istruzioni. Cambio avanti, prima marcia, seconda, terza, quinta. Pronti al record dell'Euro del supercampione, dice Giuppi TV. Esatto, qualcuno adesso si è scordato di non essere nello studio del cortocircuito, ma di essere in pubblico, senza vergogna. Prego, prego, attenta al riflesso della testa. Però sei una fotografa provetta, quindi dovresti. Ma si vede, Si vede che fa Roma Terni, Terni Roma tutti i giorni, Quante notti insonni con Forza Horizon. Guardalo, guardalo. E certo, ha imparato a memoria tutto il circuito. Perché dice Pierre ha proprio la faccia del pilota. Com'è la faccia del pilota? È quella di solito. Calva. È nascosta dal casco, diciamo. Guarda, guarda, guarda che merda che frena 300 metri prima sul verde perché ha capito che l'unica cosa che deve fare è non sbattere una volta. Esatto, è vero. Fa schifo, è veramente un pusillanime. Possiamo non dire... va a cercare il tempo. No, tu me l'hai detto a me che c'è la tornata. Possiamo dire che è una brutta persona? Assolutamente, disgustosa. C'è uno di quelli che vogliono apparire... No, buone. Esatto, perché lui vuole non vuole esprimere qualità, vuole semplicemente vincere. Sì, detronizzare, schiacciare. Esatto. È putiniano da questo punto di vista. No, non capisce che c'è dell'arte dietro, non che è cercare il limite, esatto. Lascia passare, ha scommesso 50.000 su Pierpaolo. 50.000 bitli? Sì. È chiaro che è imbattibile, è il doppio più aerodinamico degli altri. Sembra che la gara ufficiale si sia fermata per vedere le performance di Pierpaolo. Stanno guardando sul megaschermo. Esatto. Guardalo, guardalo come sente. Si sono fermati in autogrill per un camoglio e per Pierpaolo. Quanto hai fatto? 2:30, moscio, hai frenato troppo. È partito il tempo. Cordolo. Tornante. Dice, ha la stessa faccia di quando batti il boss dei Souls. Ma io sono molto infastidito per il mio giro. Faccia da tryharder assoluto. Grande! Guarda che schifo! Neanche Gran Turismo fa queste porcate. Perché non metti i danni? Perché non mettiamo i danni? Beh, anche le cose, devo dire, che anche le traiettorie sono molto... cercano di tenerti, di farti andare lento, no? Capisco che chi non sa giocare ti viene un po' in pista. Sì, ma si vedeva. Perché tant'è che nel secondo giro ho cominciato a spingere un po' di più, ci sono delle trini che puoi guadagnare un po' di più. Di quanto. Queste sono differenze perché mi ha detto appunto che comunque il comportamento delle macchine elettriche è diverso, soprattutto nella preparazione della curva. Effettivamente sono delle differenze che più basso sono più difficili da guidare, anche i controlli più difficili grande, da guidare. Grande! Ah! 46 le gambe delle donne. Tu dici sono più difficili da anche il fatto di avere piccoli coppia dall'inizio di sicuro in uscita di curva non sempre ti aiuta. Certo. Che scodano molto. Certo, perché hanno un picco di coppia subito all'inizio perché naturalmente non è motore a combustione normale e questo può creare dei problemi, soprattutto alle persone calve. Non è male il tempo il nostro. Quanto hai fatto tu, Seri? 2:10, qualcosa del genere. Cioè, se perde da te è veramente pessimo. Tu avevi fatto un giro a 4. Col 2:05! Porta a casa
2-0-5, ti ho dato 5 secondi pure con lui. Basta, cioè, che okay. Vogliamo parlare? Ma non vale. È incredibile. Perché quei 5 secondi. È incredibile. Quei 5 secondi sono tranquillamente quelli che ha rimediato guardando i nostri giri prima. Assolutamente. Incredibile. Anche andato a spattere dal pacco del tipo. Io non so cosa ci trova tua moglie in testa. Incredibile. Proprio brutto. Grazie mille, davvero. Grazie. Quelli dietro, babba mia, super campione Pierpaolo Nuvolari, ma come ha fatto a Notica da tanto tempo non respirava. E naturalmente lui ha avuto il vantaggio di vedere noi girare prima, e questo è logico, è così che vincono le persone deboli, lente, è così. Vediamo Zaino e Luca che ci incamminiamo sulla gara. Io non sono microfonato, se mi lo fate che sto caricando, Io fra poco. Ok, crolla. Ok, questo è libera. Sono all'1%. Ok. Io dovrei aver caricato un po'. Per... Bravo Francesco, io ho fatto da cavia. È vero. Certo. Ah, che hai vinto? Chiede Sonic Punk. Ho vinto una fungia di minchia. Va bene, se ci sta, mi piace. Allora, di Ayaka, potete andare più screen su di te, mentre il Serino si può mettere. Ma che non abbiamo microfonazione. No, ce l'abbiamo qua. Allora, Yak, vai full screen su di me, mentre ci colleghiamo con un altro telefono. Comunque se dici fermi a pensare, incredibile, ho vinto anche qui. No, veramente, se dici fermi a pensare, fantascientifico, non sbattevo il giro, era incredibile. Era meglio del tuo, che veramente è incredibile. Ma così si vince. No, si vince così. No, perché tu non fai arte. Tu non fai arte. Io faccio vittoria. Non vuoi solo vincere. Io faccio vittoria. A te piace essere il monopolo di una terra di gente. Allora Yak, non so se puoi eventualmente con il microfono del telefono, perché non abbiamo più microfonazioni, quindi se mi dai conferma, ok. Di conseguenza c'è questo DRS elettrico che aspettiamo i ragazzi. Neozelandese vuole a tutti i costi sfruttare. Siamo a 10. Location bellissima, comunque veramente una figata cosmica la location, veramente bella. Comunque, cioè, io davvero non ho parole per la competizione incredibile che ho tirato fuori. Se si sprigano, forse riusciamo a vedere anche la chiusura. Francesco, il pilota numero 4, il pilota che fra poco finisce anche la gara. Ehi, Francesco, ragazzi, andiamo. E il direttore del team va a... Allora, purtroppo non posso vedere la chat, non vi posso seguire, non so di che state discutendo. Dai, andiamo, che forse riusciamo a vedere l'arrivo. Avevi capito tu dove si passava per andare? Per il cose, che significa? Per le tribune? No, per uscire da qua. Tribuna qui uno. No, ma non si... Ci vorrà passare di là? Non so, la tribuna è là. Cerchiamo di capire con lui se per andare in tribuna si passa di qua. La tribuna più è qui. Ma poi chiediamo, per andare in tribuna bisogna passare qui? Per andare in tribuna? Ok, posso. È stellare. Beh, non è che c'è stata una prestazione stellare, c'è stato un vantaggio chiaro, netto, nel averci visto già girare, quindi hai conosciuto già il percorso,
e anzi, conoscendo il percorso, vincere per 5 secondi è 5 ridicolo. Secondi con però anche, anche l'incidente importante sul pacco, sul pacco del tipo, eh? Perché tutti rimangono magnetismo? Perché c'ha questo pacco gigante che ti attrae. Cioè. Era bello, sono... Guarda quanto ha visto come vanno a palla le vetture, che non le senti. Non le senti, ma vanno a cannone. Passano qua davanti. Sono delle saette silenziose, incredibile. Chi lo ha giocato lo saprà, ma c'è una bellissima missione di Hitman 2, se non sbaglio. Qua, proprio su questa... All'Euna? No, su questa porzione di circuito interno. Alessia. Dicevi no, sega. Dicevi? Niente, che c'è una bellissima missione dove la gente 47 deve uccidere il pilota di un pilota, esatto. Mi sembra di rivivere. Guarda, senti, che qui passa. Ma lo senti che figata? Lo so, mi sarebbe piaciuto fare una ripresa. Sono delle saette silenziose, una figata incredibile. Si sente solo il rumore delle ruote sulla strada. Cioè, un fischio, un sibilo unito al rumore delle ruote che strusciano la strada. Quanto vanno? Poi capito? Vanno un botto. Andiamo a fare la scalata per Ragazzi, allora la live sta andando, ma il collegamento con loro è partito. No, stanno tornando. Stiamo tornando. We'll be back. Siamo live, Jacopo? Confermamelo. Sono solo io perché Pierpaolo è morto il telefono? Punto di domanda? Sì. Ok. Stiamo provando ad andare direttamente in pista, però mi dicono che la gara... sia finendo, sia nelle sue fasi conclusive, quindi speriamo di riuscire a prendere qua, però abbiamo qua il passaggio, già qua è sufficiente, dal ponte si vede. Potremmo anche raggiungere il podio. È lontano il podio? No, è di, diciamo, di strada. È di strada. Purtroppo Pierpaolo e Francesco, che sono delle persone orribili, pur sapendo di avere poca batteria a disposizione, hanno pensato bene, c'è la guerra qui nel frattempo. Non possiamo far vedere la pista, ma io sto facendo vedere il pavimento. Dovremmo esserci, Jack, siamo tornati? Quelle che avete sentito erano le macchine. Jacopo ci ha deciso di mutare, però no, ok, ci siamo. Eccoci. Ma è incredibile, adesso nessuno sa dove sta, eh? Guarda, c'è incredibile. Braccio aperto. Gira. Il bambino Alessio. Scusa. 1,45 m, capelli brizzolati.
Perdonami, Alessia, ma io non sto parlando con Pierpaolo Serino. Io sono in live. No, beh, perché mo la BNL c'è, sa, lo studio quello là, c'ha l'ufficio enorme a Tiburtina, la vela, la barca lì a Tiburtina. Allora, Jacopo, devi riuscire a dire... Questo sei sempre stato per engineering, me lo ricordo dalla vita. Forse la BNL sono un top. Può essere, perché me lo ricordo da parecchio, engineering. Tu vivi all'Euro, no? Sì. Hai vissuto all'Euro per sempre? Per sempre. Dai, per quanto hai vissuto? Per sempre, tutta la gioventù. Fino a 10 anni, 15 anni fa. Pier! Guarda l'elicottero, va veramente a palla di fuoco. Sì, poi fa tutte queste... Queste curve. Queste curve stentissime. Alessio chissà. Alessio è perso totalmente. Ma è bello però, così seduti sulla colombo. È una figata incredibile, eh. Dov'era la tribuna? Noi abbiamo sbagliato qualcosa, eh? La tribuna, scusami. Ah, no. Là. Grazie. Al momento avessimo sbagliato qualcosa. A me non male la milza, comunque, considero. Io credo che passeggiare così sulla Colombo è... Noi andiamo al pod? Una roba mai fatta nell'eternità. Perché c'è l'obbligo di andare a sinistra. Sta camminata così sulla Colombo. Ma tipo, vedi, a questo benzinaio gli danno dei soldi. Beh sì, mancato guadagno. Ah, dici? Vabbè, però è sabato, è tutto chiuso. Beh, capito, quello è aperto. Quello. Vabbè, però questo fai quei ragionamenti bigotti di quelli che si incazzano quando fanno diventare area pedonale un posto con i negozi. Dico, no, però quando c'erano le macchine la gente veniva di più rispetto a venire a piedi. No, è diverso però, scusami, eh. Qui hai un benzinaio che per un giorno intero, no, più per un giorno, non può guadagnare, zero. Boh, non lo so. Jacopo, non ci senti? Ah, noi ci senti, ok. Perfetto. Non ti capisco, Jacopo, perché non ho il tuo audio. Ma noi continuiamo a parlare, quindi proprio non si può. Qui c'è l'1 euro a sinistra, eh? Yeah, Jacopo. Rispondigli. Jacopo! Com'è l'inquadratura? Siamo picture in picture qua? Ok. Non abbiamo sbagliato strada. Io sono per me abbiamo sbagliato strada e stiamo uscendo, per me, eh. Ah, no, siamo giusti, è giusto. Siamo alla tribuna. Dai, esatto. Ma almeno facciamo vedere un po' qualcosa. Questo è il capolinea del 763. Cos'è l'autobus? È l'autobus che mi portava a casa. Addirittura? Quindi venivo qua e aspettavo. Ma scusa, venivi qua da dove? Da scuola, del 7:14 da San Giovanni, venivo qua e aspettavo che il 7:3 partisse. Il problema è che stavano sempre là a mangiarsi i mandarini. Tutto l'anno i mandarini? Tutto l'anno. E se non erano i mandarini erano le mele. E sto 7:3 non partiva mai. Però è scomodo mangiare la mela. No, vabbè, dice con la buccia se la mangiava. Ma mica mentre pilotavano. Ah, io pensavo... Non partivano proprio. Bello. Quindi tu andavi a scuola, prendevi l'autobus, andavi a scuola con l'autobus e tornavi con l'autobus? Sì. Al liceo o anche alle elementari e alle medie? No, allora, ho iniziato all'asilo. All'asilo da solo con l'autobus? No. Alle medie andavo lontano. No, anzi, mi piace. Alle elementari andavo vicino. Giustamente. Esatto. Io non so dove stiamo arrivando, eh. Non lo so, ma ci hanno mandato... Non lo so, in un posto lontanissimo. Quindi mi stai dicendo che la gara in sé è la cosa meno divertente di quella che abbiamo fatto fino ad ora. Comunque se fai mente locale è un po' come la Formula 1, io non so quanto tu sia fan. Sono stato. Ah, per me è una grande noia quella roba lì. No, però ho capito, uno la vede. No, certo. Ah, ma adesso siamo arrivati al podio. Siamo arrivati al podio senza volerlo noi. Ma noi, perché noi siamo, parliamoci chiaro. Ci hanno visto e detto questo è sicuramente un primo terzo posto almeno. Noi siamo arrivati, esatto. E quindi ci hanno mandato qua, nonostante noi chiedessimo. Cioè, siamo al podio, ti rendi conto? Ragazzi, non so come dirvelo, siamo arrivati al podio per sbaglio. Veramente. Ci sovrapporsi... siamo sbagliati e siamo arrivati al podio. Stampa, sul podio? Un po' tipo come la Torre di Pisa. Esatto, quello che tieni così fermo. C'ha la ragione allora adesso che abbiamo sbagliato. Allora perché quelli ci continuano a dire se siete la tribuna e per di qua? Perché questo è uno dei grandi motivi per cui non fanno questi eventi in Italia. Esatto. Perché ti danno informazioni sbagliate. Ti danno informazioni sbagliate. Ma stanno ancora correndo, quindi noi siamo già qui, ma è inutile. E noi siamo arrivati prima di loro. Possiamo dire che siamo stati più veloci. Sì, ma perché hanno aggiunto un giro.
e noi ce lo siamo perso clamorosamente. Quindi io spero perché che aggiunto un giro? Perché vedo, vede, c'è scritto hanno aggiunto del tempo 4 minuti e 10 secondi più un giro. Ah, non ho capito perché. Guarda lì, probabilmente per l'incidente. Quello è quello, il palazzo della città del lavoro, sotto al cavallo ci facevamo le canne. Sì? Sotto a quel cavallo là c'è, bello, anche scritto una bella scherza, c'è un disegno di un'enorme pene con la scritta sgherza. E l'hai scritto te? No, ah, allora sarebbe piaciuta, perché sgherza. Che senti, Jacopo, mi confermi che invece Alessio e Alessia sono riusciti ad arrivare in pista in tribuna? Medio, ok. Allora noi siamo al podio, siamo separati, non so che significa. Allora li farò vedere il fine gara. Hai sentito? No, che ha detto? Ah, non lo so. Ok. El cabron, ha detto. El cabron. E dicono, è vero, causa safety car, a safety car. Vedi, all'inizio quel giro hanno fatto un incidente subito al primo giro, credo. Io ci lavoro, dice Peppe Kenz là, si vede il mio ufficio. Beh, super lavoro, deve essere così, lui lavora in Accenture? Non lo so. In engineering? Non lo so. L'Inps? Non lo so. La regione? Peppe Kenz. Era un Kenz lavorerà in qualche posto importante. Dice che Alessio è l'unico senza fiatone. Impossibile. 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 Ma da lui che cazzo di obiettivo che ha della sua macchina fotografica? Emanuele Gregori dice letteralmente dietro casa, ma avessero mandato un messaggio per andargli a cagare. Non è vero che siamo dietro casa di Ale. È una stronzata. Ema vive nella parte brutta dell'Eur, che è molto lontana da lui. No, ma poi lui dice, lo sai, quelli dell'Eur tendono a dire che stanno all'Eur. Che è sempre dietro sì, casa sempre mia. Dietro casa sua, sì, sì. Piacerebbe, piacerebbe a Gregori che qua dietro sta via c'è sta casa sua. Gli piacerebbe qua dietro sta via. Sì, il cazzo. Sì, certo, Greg, ci crediamo. Cioè, anche dietro casa mia. Sono due fermate della metro. Esatto. Perché lui che è Palomba, no? Lui è Laurentina proprio. Quindi. Che è Palomba? Ah, sì, ma è un palombo là, Santa Palomba, Santa Palomba, com'è la chiesa? Santa Palomba, sì. Ma come no, c'è la fermata della metro, è un Santa Palomba. Per me Santa Palomba. Santa Palomba non c'è la metro. Per me c'è la casa mia la vedi da lì, ma ok, sì, lo saprai te. Ma dove si vede? Ma cioè io mi giro, allora, dove sta? Alessio? No, beh, lo schermo lì, no. È anche lo schermo. Ma lo schermo così sporco non posso inquadrare? Allora inquadriamo noi. Avete visto che è tornato? Ma chi sei da tribuna? Perché allora perché ti avete detto che ho sbagliato strada? Ho sbagliato strada, infatti. No, però era un video. Ma tanto non mi riprendi. Mi riprendi il pisello. Ma quindi? Scusami, perché non c'è andato in tribuna? Perché non c'è andato in tribuna? Stacca l'interno. È molto, molto vecchio che sta. Hanno aggiunto un giro per l'incidente che hanno fatto all'inizio. Perché non sei andato in tribuna voi? Vabbè, troppo facile pensate su e te giù. Scusa, gli dici quella cosa lì della curva? Dici quella cosa lì della curva che se la fai l'alfa e tutto? No, no, perché lì c'è il numero zero. La Formula E ha un meccanismo particolare, è proprio videogioco, si chiama Attack Mode. Fondamentalmente, in una curva specifica ci sono dei sensori. Se tu prendi la curva larga, quindi una traiettoria non ideale, che sarebbe quella, tu ci vai passando sia sul sensore di entrata che di uscita, viene sbloccato per 4 minuti un boost di potenza che ti porta da 200-250 kW. E quanto tempo? 4 minuti. Fare obbligatoriamente due volte all'anno. Ah, ok. Decidi quando vuoi utilizzare. Però scusami, questo boost, cioè tu lo puoi attivare entro 4 minuti? No, no, nel momento che tu passi il sensore dura 4 minuti. Ah, ok. Hai una potenza quindi è chiaramente rafforzata. Niente, non ce la facciamo. No, vabbè. Ora sì. Ok, però forse quella era chiaramente una gridinata. Il numero 10. Morto? Passaggio per manca l'ultimo giro, Se no, morto. Questa sia la prima volta nella storia della Formula 1 in cui c'è un added time. Addirittura. Sì, non mi ricordo. Ma quindi hanno fatto, che hanno aggiunto un giro del tempo. È l'ultimo giro. È l'ultimo giro. Comunque siamo. È l'ultimo giro, l'ultimo giro. Scusami, Energy c'è quanta pensione di massa? Batteria di massa. E poi chiaramente la Formula E anche la non ricarichi mai durante. Non ricarichi mai durante. Anche Formula E quanto potenza vuoi usare? Sì, sì.
pazzesco, non puoi farti tutta la gara a palla di cuoio, tanto per la formula quantità che fai, altrimenti ci arriva. Vero professionista, è tutto colpone. Finito, finita praticamente, proprio ultime curve proprio, davanti al Palazzo delle Esposizioni adesso, in questo momento. Non posso, Iac, non posso mostrare la gara, lo so che vorresti che non è una scelta, è una un'imposizione. La posso raccontare, mancano le ultimissime curve, in questo momento. Diciamo per i pochi appassionati che conoscono tutti i dettagli della Formula E, che si tratta veramente di un bus a Roma, che già vinse nel 2019. Ah, quindi è ritornato a vincere. Sì, perché Evans è primissimo proprio col suo 4% di batteria, pure un bel po' di batteria, perché gli ha il secondo al 2%. Quindi è andato e ha anche gestito meglio degli altri. Sì, ha saputo gestire. Quella è la curva dove tu hai fatto schifo, Alessio. Vista prima, e vince Evans in questo momento. Ha vinto Evans ufficialmente, 3% di carica residua. 3% di carica residua. Tifosi, chiaramente amici suoi. Ha vinto. Le prime di Roma davanti a Franz Van Dorn. Secondo Franz, terzo Van Dorn. Quindi questo è il podio. Evans, Franz e Van Dorn. È il podio ufficialmente. Dimmi Alessio, sei soddisfatto? È stata una gara emozionante, ci siamo goduti gli ultimi giri al Formicotone. Ricordiamo che tu in quelle curve che non hanno fatto benissimo, tu hai fatto cagare. Devo dire a mia discolpa che c'era la safety car e che Paolo Greco, che è notoriamente una persona scorretta, aveva fatto un movimento che non era concesso dal regolamento. Andremo in direzione gara a portare le nostre, è incredibile, le nostre come, ragioni. È incredibile come io abbia sfilato 2 minuti a te e 5 secondi a Francesco. Si parlerà per settimane di quello che è successo in pista. Certo, perché la bellezza di quello che è successo è una cosa incredibile, Poi, guarda, tu sei paragonabile secondo te al Gunther, 22esimo. Gunther, 22esimo. No, 22esimo, ma quel pezzo, quelli bianchi non siano qualificati. No, però io sono qualificato. Ok, allora siamo TikTok. Sei come TikTok. Io sono più TikTok. Più TikTok che Conte. Si sta preparando il podio, ma possiamo inquadrarlo però adesso, il podio. Il podio è pubblico? Beh, che cazzo, non possono più coglioni. No, ma tu allora riprendi il podio, allora prendi le facce. Adesso riprendiamo il podio, come vedete c'è anche Alessio. Alessio, ci stai sul podio? Ragazzi, c'è Alessio in bianco, ragazzi. Stai in chat? C'è Alessio in bianco sul podio, è salito, Hai visto? Quindi sei cambiato per salire sul podio? Con anche la fascia da sindaco della regione di Schlen. Siamo in allenamento con Alessio sul podio. Per la nazione, se hai visto, ma è sindaco della nazione, della città di Michelin, Alessio. È quello che c'ha la fascia di sindaco, Alessio, lo vedi? Non lo stai vedendo, Alessio, lì sopra di bianco con la fascia? No, pensavo fosse quello con la maglia, con la giacca. Allora, pensavo che fosse quello vestito di bianco lì giù. Pensavo che era quello di Adolfo. Adesso ovviamente tipo il presidente della FIA mondiale. L'inquadratura di un soddisfattissimo Eva. Tra l'altro guarda la faccia di Alessio, sempre Alessio come sta. Guarda Michelin, sempre Alessio. Guarda la posizione è quella di Alessio, Sempre come si piega un po' sul lato, guarda. Il sorriso è il mio. È il tuo, ma anche Alessio la posizione. Malvagio, qualcuno dice Alessio malvagio. Ma anche la posizione, guarda le mani, sono quelle di Alessio. Però è vero, con quel sorriso io ti sguardo, capisci? Cioè, se non è un sorriso quello da criminale. Esatto, è uno scream di quelli... Di quello che... Chiaramente uno senza emozioni. Dove sono arrivate le auto? Subito dietro il podio? Dietro di te, non te ne sei ancora accorto, ma è un'auto dietro. E tra l'altro adesso ti atterra anche l'elicottero qui vicino. Abbiamo sempre il nostro amico. Allora ci hanno preparato questo viene l'elicottero. Ma dov'è l'elicottero? Naturalmente non lo riprenderemo. Ah, Jacopo ci ha buttato, non capisco. No, ci sono io, uso perché uso. Okay. Diceva, ma adesso ne andremo via in elicottero. Ci stanno venendo a prendere. La gente si spostano! Andiamo in elicottero, vai Alessio! Vai sulla macchina, Alessio! Guarda che belle! Adesso
casa. A casa, le prime tre. Adesso, non passano più. Dobbiamo andare là dal podio, ci sono i fuochi d'artificio. Quasi i fuochi d'artificio. Per il che salutava. Ma chi salutava? Non so, oddio, come ha fatto? Ma c'è una persona dentro. Sì, è una persona. Ma come è una persona? È stato molto inconfiabile e basta. Effettivamente, no, è una persona, una persona. È un po' fisso quel saluto. Beh, però non può essere un robot. Perché no? Un animatron. Comunque è una persona vera. Certo, pensa a te, ma non hai fatto delle scelte. Pierpaolo, non ti sei più. Non è brutto fare quella cosa, eh. L'omino Michelin. Dovrei esserci adesso, eh. Stanno arrivando i piloti Alessio. Jacopo, confermi che ci siamo? Ci stanno i piloti. Eccolo Alessio, bravo. Guardalo come trionfante, come te, eh. Guardalo, ha vinto. Ha vinto con i capelli, Ma come fai? Siamo usciti su Italia 1, dice. Sì, certo, sicuro. Secondo me è vero. Ma figurati. Ma perché ci hanno ripreso. Magari che pensavi, come? Che ne so, tipo intervistati non me ne ricordo. No, ci hanno ripreso. Certo, sarebbe bello andare davanti alle telecamere di Italia 1 e andare dietro a fare tipo Paolini. Ma è bellissimo. Dove sono le telecamere di Italia 1? Allora, là c'è il vincitore, Alessio, guarda. Tanto grazie. Sono là, però non so se sono quelle della regia, dell'ufficiale della... Comunque grazie all'abbonamento di Scrotos. Ma hai visto che figata che le sciabole dei carabinieri hanno la punta larghissima? Lo vedi? Sì, non è appuntita. Perché sono chiavi, sono tipo... Chilo Mars. Sono veramente stupidi, Guarda, ma purtroppo non si riesce a vedere qui perché non ho il dettaglio, ma è larghissima. Ma è l'Elsa, cioè la spada non è... No, l'Elsa è quella con cui è il podero. No, neanche, il podero è dove metti la spada. Allora che cos'è quello? La punta della spada. No, perché quella non è la spada, sì, loro la possono estrarre da lì. No, è tirata fuori. No, sì, ma figurati se stanno con una lama libera. Certo, se mi date... Perché non si sa mai che hai bisogno di fare una schermaglia? Magari devi fare il zorro. Se mi date la copertura legale vado a chiederglielo. Non so se ti do la copertura legale per questa scelta. Dove sta? Non c'è un carabiniere quando ti serve. No, stanno facendo le interviste. Tra l'altro, secondo me, il primo dei carabinieri. Ricorda un po' Alessio di Maltezza, il primo dei carabinieri, come Sazza. Che lui è corazziere. Corazziere. Che corre. Corazziere. Che domanda faresti al vincitore in questo momento? Per stanno tutti intervistando. Che domanda faresti? No, devi aver visto la gara per... Adesso, che domanda faresti? Non la posso fare perché non ho visto bene la gara. Perché secondo te cambiano le domande in base alla gara? Assolutamente, si vede che non segui. Io ce l'ho una bella. Io seguo le partite di calcio, sono tutte uguali le domande. No, qui è diverso perché parli degli eventi che sono successi, di solito c'è un controllo, non c'è un arbitraggio, semplicemente cosa hai fatto, com'è stato il duello con TikTok.
Tic Tum, che è il mio alter ego durante la gara. Il 19esimo, è arrivato ultimo. Io gli chiederei quanta batteria gli è rimasta, visto che da due ore ho ricaricato già una volta. 3%, veramente? Sì. Aveva il power bank. C'era veramente? Sì, è un'informazione ufficiale. Aspetta, arrivi proprio al limite. Qui, no, il secondo e terzo 1%, quindi ha anche saputo gestire meglio. Primo col 3%, il secondo e terzo con 1. Straordinario. È un po' come te quello col telefono, alla fine, ci pensi, comunque la spada così serve, perché sennò si rovinerebbe la punta. Quella non è naturalmente da combattimento. Ma non è la spada, Alessio, non è la fodero, Alessio, non so più come dire. Io lo devi chiedere. Alessio, ma è chiaro, ma non è poi tra l'altro. Ma che fodero è fatto di acciaio? È un fodero fatto di acciaio? Guarda, non lo vedi che frontale. Alessio, non è un fodero, è la spada, chiaramente. Si crede proprio che è d'acciaio. Ma che cosa serve? Pura estetica. Beh, certo, un corazziere. Ma è impossibile, è un'arma. Non è un'arma, è un'arma di rappresentanza. Non è che è pronta a combattere adesso. Cioè, sono stato imprigionato da un carabiniere. No, guarda che poi ce l'ha girata, lo vedi che è la spada proprio. Guarda, arriva la spada. Bill e deve fare guarda. Sta guardando con le mani. Guarda cosa, non è la spada, non è il fodero, è proprio la spada. La vedi che si vede il riflesso di te sulla spada, non è un fodero. Qualcuno dice che la usano per pulire il figlio. Per spinettare. Beh, però senza che bello però come scena. Se qualcuno l'ha fatto, magari. Tra l'altro mi sono dimenticato di dirvi che il podio è alle 19:40. No, no. Poi tra l'altro sai come si dice fodero in latino? No, foderum. Vagino. È vero. Sì, vai a controllare. Ma è chiaramente una stronzata. È vero. Sì. Ma è possibile. Sì. Ti sta salutando a te, Romino. È vero, guarda, adesso Romino sta salutando Alessio. Guarda. Sta riconosciuto comunque. Ti ha chiaramente riconosciuto. Ti sta chiamando, secondo Alessio. Dovevi andare là. Secondo te quel movimento, cioè il braccio è meccanico? Sì, è finto, è comandato. Però lui si muove. Questo si è quello, guarda come si muove, però. Però si sposta. Sì, ma è un movimento di una persona, secondo te. Beh, però sarebbe un robot molto più. Guarda quanti è vero. Sì, è vero. Però quel saluto è veramente strano, perché non cambia mai. Guardalo, vedi, alza la mano. Beh, come la regina. Cioè, ha fatto un training. Guarda, no? Bravo, non è semplice saluta così, No. Ma è uno. Però lui si è allenato una settimana. Ci uscireste con Michelin? Alla grande. Tra l'altro, guarda. È l'anima della festa. Guarda Jacopo in regia, se non ti ricorda l'omino Michelin. Jacopo in regia. Allora, secondo me, Jacopo in regia sta guardando tipo una puntata di Friends. Sì. La quarta stagione di Friends. Tra l'altro, Jacopo aveva detto: mia quando è 3:30 dobbiamo chiudere. Sono le 4:10. Ti volevo consigliare. Chiudiamo, Jacopo. Adesso ho guardato Severance. Molto molto carino, l'hai visto? Scissione. Cosa sia. Scissione me l'ha consigliato Vincenzo. Lo straconsiglio. Sì, me l'ha detto, bellissimo. L'ultima puntata è uscita, la devo guardare con quanto. E vagina e duco vuol dire sfoderare. Sì, vagina libera per sempre, sguaina la spada. Gratis vagina vatus, spada sguainata. Sì, secondo sì. Me lui ha fatto prove e sostituisci tutte le braccia. Sì. Cioè, pomodoro, ha detto fallo diventare tutto vagina. Comunque veramente la vostra ignoranza comincia a fargli stretta. Sei pronto per volare, per solo. Esatto. Libero. Guarda il braccino. Pensa quante soldi ti daranno per fare questo. Non mai abbastanza. Perché c'è quella. Mai abbastanza. Per saluto non è facile. Ma pensa a costo. Beh, però è sincerato dentro, eh. Anche? Certo. Perché tutti quei tubi sono. È aria, pieni di aria. Pieni di aria e raffreddamento a liquido. Sì. Non so. Ragione, Serino, fagli leggere la Wikipedia. Blonde dice, ma come fanno le live in Giappone, si vedono bene, qui da Roma no. Perché purtroppo abbiamo un'infrastruttura che è il sedicente migliore al mondo di San Cellular, ma in realtà non così spettacolare. Allora, siete sui di no, ascoltami. Ti do 10 euro. Ti do 10 e 50 euro in tasca se scavalchi e corri sul palco. Ma io per 50 euro non scappo neanche. Lo vediamo. C'è chi ha dubitato. Noi vi delle cose. Popolo di Roma, all'edizione 2021-2022 ABB via Formula E World Championship. Potremmo essere la posizione migliore. 2021 ABB FIA Formula E World Championship. Facciamo noi. Iniziamo con i festeggiamenti. Let's begin the celebrations. Epico.
prima di tutto un rappresentante del team vincitore Alessio Pianesani, representing the winning team Jaguar TCS Racing, is Craig Wilson, race director. OMG. Guardalo. Ragazzi, c'è chi dona 50 sub se Alessio scavalca. L'ho detto. Andate a fare. Allora, è veramente poco, molto poco posizione. And place from Mercedes in new Formula E team is Stoffel Vondor. Alessio. Sarebbe molto bello se ti venisse a schifare il champagne qua, poi il chandon qua. E poi in seconda posizione, Max in second place from Envision Racing, yes, Robin. Sei tu, fa meglio. Sono molto più bravo io a fare questa roba qui, non c'è paragone. Dicevo, pensa che tu non salirai mai sul podio in vita tua. Sì. No, mai no. Sì. Il miglior vecchio. Record delle pizze surgelate. World premiere. E ora il nostro vincitore. No, stavo guardando. Our winner from Jaguar TCS Racing is Michela. E ora l'inno nazionale del pilota vincitore, the national anthem of the winning driver from New Zealand. Bye. Adesso invece l'inno della squadra vincitrice. And the next, the national. Questo è come Alessio, lui. La squadra vincitrice. Britain. Questo era quello che non sapevi fare, tra l'altro. Complimenti a tutti i vincitori. Ecco a voi gli ospiti che consegneranno i trofei ai nostri piloti. Congratulations to all our winners. Please welcome to the stage Peter Vosser, the chairman of the board of ABB, to represent the trophy to the winning team Jaguar TCS Racing. Ragazzi, che sta dicendo Jacopo? Ah, metto quest'audio? Andiamo avanti, Jacopo ci deve andare avanti. Allora, salutiamo in questo momento, spero che vi sia piaciuta questa live estemporanea, devi pulire l'obiettivo, è chiaramente un problema, non è il mio telefono. Chiaramente un problema di coscienza.
Dicevo, allora spero che vi sia piaciuta questa live. And now please, Angelo Sticchi Damiani, the president of the Automobile Club d'Italia. Present the trophy to the third place driver, Stoffel Vandoorne. Ok, dicevo, spero che vi sia piaciuta questa live estemporanea in giro per Formula 1, Formula E. Ripetiamo, da Neur, grazie a Enelix Way. Next, please welcome Alberto Longo, the co-founder and chief championship officer, to present the trophy to the second place driver, Robin Franz. Ciao! Grazie ragazzi per essere stati qui con noi quest'oggi. Prossimo appuntamento. Alla prossima. Ciao.